Ok, bene, questo sono io, bellissima foto, è l'unica che sono riuscito a mettere nella presentazione perché purtroppo sono tornato a Shanghai qualche giorno fa e quindi sono stato un attimino di corsa. Come diceva Dario prima, o il professor Maggiorini, giusto? Mi chiamo Gabriele Farina, lavoro da un paio d'anni per Unity, mi occupo di ricerca e sviluppo nel core team, al momento sono responsabile del team di scripting, che poi vi racconterò con un pochino più di dettaglio, è quello che si occupa fondamentalmente appunto della parte di scripting di Unity. Prima di iniziare questa mia esperienza in Unity a Copenaghen, avevo un'aziendina qua in Italia chiamata Darkwave Games e Little Bit, che si è occupata per 5-6 anni di sviluppo videogiochi per mobile, per PC. Niente, ho deciso di cambiare vita, di dedicarmi a lavorare per una grossa multinazionale, che in realtà grossa non era al tempo quando sono unito io. E per ora tutto bene, sta funzionando tutto a dovere. Primo avvertimento, siccome sono sviluppatore del core team, non sono, diciamo, l'utilizzatore migliore al mondo di Unity che conosce qualunque feature di Unity, quindi se avete qualche domanda particolare, voi fatela. Se non so però rispondere, vi lascio la mia mail alla fine, mi manderete un'email, poi con calma vi farò rispondere a chi di dovere. Seconda cosa, se vi state addormentando a un certo punto, fate un fischio, che non so, vi faccio una battuta, cambio argomento, cerco un attimo di ravvivarvi perché 2 ore sono comunque tante. E la luce un po' bassa, il caldo vedo che è abbastanza potente. No, era giusto così. Mi ricordavo, diciamo, i tempi quando anch'io facevo l'università, qui come voi, e il caldo che faceva. Va bene, allora, di cosa parleremo oggi? Ovviamente di Unity, quello mi pare abbastanza evidente. Cercherò, magari prima di farvi una micro overview, un pochettino più generale, veramente breve, perché poi immagino durante il corso ve ne parleranno a dovere sia su cos'è non su cos'è un game engine, sul concetto di game engine in generale, sul mondo dei videogiochi e come i videogiochi in Italia ultimamente. Vi introdurrò Unity e i componenti principali, farò una carrellata abbastanza veloce sia delle feature principali appunto di questi componenti che magari qualche micro esempio interattivo live abbastanza semplice. Ho messo qualche video alla presentazione così almeno da alleggerire un po' la vostra attenzione ogni tanto. E cerco di darvi qualche dettaglio implementativo dove possibile, quando possibile, e verso la fine poi parlerò un po' di Unity 5, quindi le nuove feature che andremo a introdurre quando rilasceremo Unity 5, rilascio previsto quando sarà pronto. E niente, questo qua diciamo è un po' il tutto. Allora, prima di iniziare, appunto, lì ho messo un sottotitolo, si dice Make Games, Not Engines. Allora, in realtà non è che è diciamo il proverbio corretto da utilizzare in generale, però ovviamente sono qua a parlare di Unity, quindi ovviamente devo dare un pro all'utilizzo di game engine già pronti. In generale, io quando ho iniziato a fare videogiochi una decina di anni fa, siccome sono un nerd tecnologico, e questo è il motivo per cui lavoro per un game engine, produco il game engine, lavoro sul game engine, ovviamente ho sempre visto il fare videogiochi come mettersi lì, spendere 7, 8, 9 anni nel farmi un bel game engine, una volta che era pronto, iniziare a fare il videogioco. Ecco, non è funzionato in modo grandioso all'inizio, ho imparato anche sulle mie spalle con sacrificio di tempo e di denaro, purtroppo, che spesso e volentieri all'inizio bisogna scegliere un focus quando si decide di approcciarsi a questo mondo. Se l'obiettivo è quello di fare un videogioco, la cosa più intelligente è analizzare gli strumenti a disposizione, scegliere quello più adeguato alle proprie esigenze e concentrarsi sulla produzione del gioco, che è il prodotto finale del vostro lavoro in quel caso. Oppure se si vuole sviluppare engine, non c'è niente di male, si cerca un team in cui comunque la vostra competenza è necessaria, ci si dedica all'engine in modo che l'engine sarà il prodotto del vostro lavoro. Se no è un discorso stupidissimo da fare, in realtà non lo è così, perché tante volte ho visto tante persone non aver successo nel mondo videogiochi semplicemente perché non hanno mai rilasciato un videogioco, semplicemente perché sono andati troppo lunghi coi tempi o col budget, perché sono focalizzati sull'engine per mesi o anni. Un engine oltretutto è molto utile perché permette di focalizzarsi sulla parte di prototipazione del videogioco, che è una parte fondamentale quando andate a sviluppare il gioco stesso. Spesso si ha un'idea, l'idea ce l'avete in mente di solito, ogni tanto siete proprio fortunati, qualcuno lo piazza anche sul documento, fa un documentino di game design. Documento di game design che solitamente è talmente iterativo che viene ritoccato più volte, più volte, più volte. Tanta gente questo tipo di iterazione la fa solo mentalmente, non è una buona cosa. Normalmente è molto più utile sedersi dopo qualche secondo di fronte al proprio strumento. In questo caso sarebbe carino Unity, giusto perché ne stiamo parlando. Accenderlo e utilizzare Unity come supporto alla fase di prototipazione. È fondamentale sia appunto per permettervi di provare subito le vostre idee. Sia fondamentale perché comunque è un processo che è richiesto nell'industria videoludica, quindi che
lo imparate adesso è molto meglio, perché un domani, se andate a lavorare per un'altra azienda, saprete la vostra, vi accorgerete che è un passaggio fondamentale. Prima di passare a parlare di YouTube in generale, adesso è il momento, un buon momento per fare videogiochi e per approcciarsi all'industria videoludica. C'è stata l'esplosione di decine di aziende che hanno fatto successo dal nulla, aziende che sono solidificate, aziende che sono cresciute. Qui in Italia siamo come sempre un pelinininino indietro, 4-5 anni, ma comunque anche adesso sta iniziando a venire fuori qualcosa, a parte il corso appunto che stanno organizzando loro, che mi pare stia andando molto bene, comunque finalmente è una buona cosa, quando 10 anni fa volevo farlo io non esisteva. Però a parte questo ci sono molti studi piccolini, studi anche più grandi che stanno iniziando ad aprire qua in Italia, per chi è interessato ci sono porti dall'estero, stanno tutto grandioso e c'è anche spazio per chi vuole sviluppare giochi in modo indipendente. Il mercato indipendente 5-6 anni fa era una nicchia, quasi come il mercato indipendente musicale. Adesso indie non vuol dire per forza dormire in 44 in una stanza per 44 anni rilasciando un gioco che non fa un euro, ma potrebbe essere anche comunque puntare alla sopravvivenza facendo giochi, che è quello che immagino interessa a tutti voi, o comunque se non vi interessa, boh, interessa qualche vostro amico, glielo racconterete, non lo so. Ora sviluppare videogiochi anche grazie a Unity è sicuramente una cosa più semplice. 10 anni fa sviluppare videogiochi voleva dire farsi proprio engine da zero, quindi investire soldi, denaro e tempo, o essere dei super geni tipo John Carmack che fanno pochissimo tempo, o tipo me, no? Volevo farvi ridere, giusto così, nulla di che, non che. Oppure, sì, questa andavo a fare la sabatuta, c'è veramente schifo. Oppure andare a lavorare per un'azienda molto grossa che aveva i soldi per pagare licenze di questi mega engine fatti da altre aziende, engine assolutamente validi, che permettevano di fare il videogioco, tipo Unreal Engine, che tanti utilizzavano e tanti utilizzano tuttora, meno. Lo utilizzano tuttora di prima, però comunque lo utilizzano. Era un ottimo strumento al tempo, prima che rilasciassero gli IDK, diciamo free, per tutti i ragazzi poter provare, a parte quel piccolo 25% da pagare quando rilasciate il gioco. Era uno strumento che era appannaggio di pochi, no? Quindi o si avevano centinaia di migliaia di euro di investire per sito, oppure buona fortuna. Sia la trasformazione del mercato, sia anche, e questo è un vanto che abbiamo in Unity. L'approccio a Unity diverso nella creazione di videogiochi, l'obiettivo di cercare di non riesco mai a dirlo, democraticizzare lo sviluppo di videogiochi, ha portato in questi 10 anni a cambiamenti importanti che hanno portato adesso la nascita di tutti questi piccoli tool, piccoli strumenti a basso prezzo che possono permettere appunto a chiunque di fare videogiochi, no? L'esempio eclatante l'abbiamo avuto la GDC di quest'anno, in cui la Epic è passata a rilasciare un tool che costava 50.000 euro a seat e vi chiedeva il 25% delle vostre revenue, a un tool che adesso costa, cos'è, mi sembra che ti danno loro, ti regalano loro qualcosa se riescono, comunque costa 20 euro, è uno strumento abbastanza buono, rilasciato open source, hanno fatto un cambio completo di comunicazione, c'è stata una variazione fortissima, ed è un'ottima cosa per voi che sviluppate videogiochi, giusto? Perché adesso avete davanti a voi uno spettro ampissimo, una possibilità di entrare a fare videogiochi senza, diciamo, una grossa barriera d'ingresso. Però cerchiamo di tornare un attimino in topic, che è Unity 3D. Allora, Unity 3D, se vado troppo veloce o troppo lento, ma troppo lento è impossibile, sto parlando a 200 all'ora, però se andassi troppo veloce ditemelo. Buongiorno. È lo strumento di cui parleremo oggi. A noi piace chiamarlo come un ecosistema di sviluppo videogiochi, perché Unity 3D non è solo un engine per sviluppare videogiochi, quindi si occupa sia della pipeline degli asset, sia della parte di publishing, sia di, diciamo, tutta la parte di sviluppo di un videogioco, vi aiuta a prototipare, vi aiuta a fare svariate cose, vi aiuta tramite l'asset store a recuperare asset per il vostro gioco se non avete a disposizione. Cioè, un ecosistema per fare videogiochi. Ha un rendering engine molto potente, che negli anni purtroppo è stato poco utilizzato, e quindi alla fine la gente ha avuto prima la percezione che Unity 3D avesse un render inferiore rispetto ai concorrenti. Non è così, ha un ottimo sistema, poi vi farò vedere qualcosina giusto così per farvene rendere conto. Ha un sacco di tool intuitivi, un workflow molto rapido, è stato studiato fin dall'inizio per permettere rapide iterazioni, lo sviluppo di videogiochi sono fondamentali. Quindi, se passati da qualche anno prima, in cui magari bisogna aspettare qualche decina di minuti ogni volta prima di poter fare un'interazione in un gioco, ad avere appunto Unity come strumento per poter iterare velocemente su ogni singola scena di gioco e modificare in tempo reale, poter prototipare le vostre scene, quello che succedeva. Permette publishing multipiattaforma in modo molto semplice,
Salvo abbiate esigenze particolari, con Unity potete targetizzare decine di piattaforme. Se volete ve le elenco, mi interessa qualcuno? No, anche perché non me le ricordo tutte. Quindi decine di piattaforme senza grossi problemi. Ne aggiungiamo in continuazione. Il core team è focalizzato nel semplificare la struttura dell'engine in modo da aumentare le piattaforme che supportiamo, supporteremo. Per ora ci manca qualche lavatrice, mi sembra, per il resto più o meno andiamo ovunque. Ed è un'ottima cosa comunque perché alla fine sviluppare una volta e poter fare il deploy su device, caso facciate mobile, comunque sistemi operativi diversi o console differenti, con non uno sforzo enorme, salvo l'eventuale TLC di approvazione se necessarie, è un'ottima cosa e taglia i costi e il tempo parecchio. Abbiamo questa cosa chiamata Asset Store, che è una cosa che tanti ci hanno snobbato qualche anno fa, ma che alla fine è diventato un po' uno dei nostri cavalli di battaglia, che alla fine permette alla gente di avere a disposizione sia contenuti per i propri videogiochi, per i propri prototipi, se non uno riesce a farli da soli, sia di poter scaricare plugin con funzionalità aggiuntive che l'engine non fornisce in modo nativo. L'Asset Store tuttora è uno strumento che è utilizzato da tutti, anche da aziende molto grandi che ci sviluppano giochi sopra. Adesso non mi ricordo il nome del gioco, però comunque su Kickstarter un sacco di buone aziendine hanno avuto successo le loro campagne e utilizzano pesantemente l'Asset Store facendo anche delle richieste di produzione di contenuti dell'Asset Store per produrre contenuti dei propri giochi. Sembra Wasteland 2, non so se avete sentito, che è una buona cosa, anche quella. Unity è gratis, ok? Che anche quella è una buona cosa, nel senso che tra un secondo andate su internet. Schiacciate, scaricate, potete fare un videogioco e pubblicarlo. Ovviamente abbiamo anche versione a pagamento perché dobbiamo anche mangiare, dobbiamo anche pensare a aggiornare il tool. Queste versioni a pagamento solitamente forniscono servizi aggiuntivi o supporti aggiuntivi per piattaforme. Servizi che dipende dall'esigenza degli sviluppatori non sono sempre un limite per la pubblicazione del gioco ufficiale. Ho tanti amici, tanti conoscenti che pubblicano giochi per la versione free su mobile senza grossi problemi, perché funziona. Abbiamo la tendenza di solito, più passa il tempo, a trasferire, non trasferiamo mai funzionalità free in funzionalità a pagamento, ma facciamo l'opposto. Quindi, più passa il tempo, se magari qualcuno di voi ha avuto la possibilità di seguire Unity negli ultimi anni, c'è stato un trasferimento di un sacco di funzionalità alla versione free. Prima mobile non si poteva fare. Adesso abbiamo messo Android iOS free, così ve lo scaricate, potete fare anche deploy su iOS e via dicendo, in futuro queste cose miglioreranno sicuramente. Ultima cosa fondamentale di Unity è che facciamo noi il lavoro di integrazione con i middleware rispetto a lasciarlo fare a voi, il che significa che scaricando Unity, anche con la versione free, avete accesso a, non so, tipo, oddio, sono dimenticato i nomi, Physics per la fisica, Nvidia, ad esempio, avete accesso a Beast per il light mapping, Umbra per l'occlusion culling, FMod per l'audio, nel senso avete accesso a tutti questi middleware con cui noi facciamo i deal a priori, che arrivano sul vostro computer e ve li potete utilizzare direttamente. E sono, tante volte, sono middleware che costano parecchie decine di migliaia di dollari a licenza, quindi comunque un'ottima cosa per voi, anche per voi. Allora, qui ho un piccolo video con dei giochini fatti Unity, giusto per un'idea, no? Sono principalmente giochi mobile, l'uscio reel di quest'anno, abbiamo fatto la GDC. Fa vedere un attimino come possono spaziare se dei giochi 2D e giochi 3D, se dei giochi più o meno seri. Con l'aggiunta del 2D, del supporto 2D nativo che abbiamo introdotto con la versione 4.3, quello che prima poteva essere un piccolo limite Unity, fare giochi 2D che era un po' legnoso, ora non lo è più per niente, difatti ce ne sono un sacco che stanno uscendo. Zombie, prima se ne parlava. Console portatili, questo gioco è fatto da Vosonic, oltretutto sono società italiana, quella di recente per PlayStation Vita.
navi. Si ricorda Baldur's Gate perché loro hanno fatto Baldur's Gate, quindi. Questo tutto appena uscito su iOS, se volete provarlo è molto molto bello. Non è free. Bene, questo qua era giusto qualche giochino, in realtà niente di eclatante. I giochi in realtà fatti Unity ormai si contano sulla punta degli alberi che ci sono nel mondo, immagino, nel senso che sono una quantità enorme. Nel senso, ad esempio, per farvi giusto qualche numerino, perché devo metterceli per forza, fate conto che ogni secondo vengono installati su mobile 100 giochi fatti in Unity al secondo, che è un bel numerino, siamo installati su 1,5 miliardi di device. Che è una buona cosa, in realtà voi dite cosa me ne frega di questa cosa qua, mi interesserà dopo, alla fine, l'ultima slide di Unity 5, poi capirete il perché. Unity è iniziato come strumento per sviluppatori indipendenti, aveva poche feature 7-8 anni fa, è cresciuto col tempo e ora viene utilizzato anche negli studi AAA. Ci sono giochi in produzione che però usciranno tra 2-3 anni, non sono ancora stati annunciati, quindi non posso dirvi nulla. Certi studi sono utilizzati per prodotti più piccoli, tipo Hearthstone della Blizzard, sono fatti in Unity per esempio, e stanno piano piano spostando parte della pipeline di sviluppo su Unity. E ci sono una marea di studi, anche Ubisoft stessa per esempio, che hanno centinaia di licenze e lo utilizzano per la fase di prototipazione di Unity, perché tante volte preferiscono comunque utilizzare il loro engine interno per andare sulle piattaforme per svariati migliaia di motivi. Soprattutto perché in generale, quando si è una società che ha migliaia di dipendenti e migliaia di sviluppatori che lavorano sul videogioco, è molto difficile cambiare la pipeline di sviluppo completamente a un nuovo strumento, ci vogliono anni e anni, no? Però ecco, si sta fermando un sacco. Quando dico con Unity non vi siete mai soli, è semplicemente perché Unity non è più un engine di nicchia che pochi utilizzano, ma è un engine che al momento viene utilizzato da un sacco di persone. E oltretutto, se a qualcuno interessa, è anche utilizzato, cioè anche una buona competenza da avere a curriculum quando si cerca di andare a lavorare con un'azienda che fa videogiochi. Insieme a CPPU, che come dicevo prima con la professoressa, è importante che tutti studiate, perché sennò videogiochi è dura. Abbiamo 2,5 milioni di utenti che utilizzano Unity, sono un po' di sviluppatori, quindi se facessimo un mega party ci sarebbe un sacco di gente. E 700.000 sessioni al giorno, vi sto leggendo perché in realtà non interessano neanche a me, 700.000 sessioni al giorno, che vuol dire che comunque tutti i giorni la gente utilizza Unity come dei pazzi. Comunque, tempo per un altro video, Unity non è usato solo per fare videogiochi, gente ci fa installazioni interattive, ci fa un sacco di altre cose. Per l'approvazione a 4.0 abbiamo lavorato con Passion Pictures per preparare un cortometraggio animato in real time usando Unity, utilizzando gli strumenti di Unity, per vedere appunto come la pipeline di lavoro di uno studio di animazione si poteva applicare al nostro strumento. Con un po' di lavoro siamo riusciti a produrre sta roba, che vi ricordo, tutto real time in Unity, quindi non c'è niente di pre-renderizzato. E è carino, l'obiettivo è si è cercato di avere un immaginario simile ai prodotti Pixar, quindi cercare di fare qualcosa di alternativo ai classici Golem e Goblin e dragoni e robe del genere che vengono utilizzati spesso nei nostri showreel, non nei nostri. Sente qualcosa?
Io sono fatto la versione Pro di Unity, quindi in realtà se domani vi interessa potreste farlo pure voi. Bene, quindi questo, come dicevo, il video sarà fatto usando Unity Pro normalmente, quindi utilizza per la fisica PhysX, utilizza DirectX 11 per il rendering, perché per vari motivi poi vi racconterò dopo, per i capelli, queste cose qua che sono stati fatti con i Translation Shader o del genere. E è un prodotto completo, non è un videogioco e sicuramente graficamente non è banale, quindi nel senso comunque il motore può fare un sacco di cose, anche perché, ripeto, è in real time. In questo caso, siccome il computer di Dario è lento, è un video, ma... no, è una battuta, non va su Mac, mi spiace. Bene, allora, iniziamo a parlare un pochino più del tour, perché adesso ho fatto 15 minuti e 28 secondi di panegirico iniziale, forse anche un attimino troppo. Bene, iniziamo parlando dei concetti fondamentali del tool in modo più generale. Allora, so che avete già avuto un'infarinatura generale di come funziona un game engine, quindi non vi dirò più niente, peggio per voi all'esame. Parliamo di Unity. Unity è scritto in C++, in runtime, non che a voi interessi direttamente, perché non è che ci metterete mano a meno che non comprate, anzi, non otteniate la versione con i sorgenti di Unity. Buona fortuna in caso. E ha un'altra parte runtime scritta in C Sharp, later è scritto in C++ e in C Sharp, e permette, come vedremo successivamente, di scrivere la vostra logica di gioco in C Sharp, in Unity Script. Boo, che non conosce nessuno, no? E eventualmente plugin nativi in C++. È un ottimo strumento in generale, ha un concetto molto importante che è quello che ha fatto, ci ha permesso di fare la differenza a livello di sviluppo di Unity, che è quello che lo stesso runtime che utilizziamo che utilizzate poi nel videogioco è lo stesso runtime che fa girare l'editor, quindi vuol dire che l'editor è scritto con le stesse API che voi utilizzate per fare videogioco, quindi la GUI è renderizzata con l'odiata GUI di Unity, quindi vi posso immaginare, cioè voi ci fate quattro bottoni, ci dobbiamo fare tutto il resto, potete immaginare il lavoraccio. Comunque questa è una cosa molto buona perché permette tutta una serie di funzionalità interessanti che vedremo in seguito. È un tool che è focalizzato sul visual editing. Visual editing cosa significa? Vabbè, che non partite scrivendo int main riempiendo quello, ma partite da una bella schermata in cui viene visualizzata la scena corrente. La scena fondamentalmente Unity è un contenitore che contiene la vostra appunto scena di gioco. All'interno della scena possono essere piazzati questi cosi che sono chiamati game object. I game object sono come delle entità che hanno un comportamento particolare, può essere associato, possono essere eventualmente renderizzati e renderizzare delle mesh a cui sono collegati, e in modo visuale, appunto, potete piano piano costruirvi le vostre scene di gioco e poi aggiungere la logica di gioco successivamente tramite lo scripting. Tutto il sistema, siccome, come dicevo prima, è lo stesso runtime che usiamo per l'editor, è quello che utilizziamo per poi per i giochi che viene generato,
è stato studiato per permettere iterazioni molto veloci, il che significa che una volta che hai modificato uno script, questo script viene automaticamente ricompilato e ricaricato, può essere fatto autoloading, quindi mentre state giocando al gioco potete modificare gli script con alcune limitazioni e verranno cambiati mentre il gioco sta andando, potete fermare il gioco in qualunque momento mentre siete in play mode, poter modificare le proprietà, attaccare, togliere componenti, modificare il gioco mentre funziona. Quindi è un gioco che è un engine che è focalizzato sul concetto di what you see is what you play. Ai tempi del web, qualche anno fa, c'era what you see is what you get, giusto? Gli editor, quelli tipo Word, non, niente. Ok, va bene, Unity è what you see what you play, che è un concetto che adesso viene utilizzato dalla maggior parte degli engine perché obiettivamente funziona perfettamente. Bene. L'idea di base su cui si costruisce Unity è che quando è formato il design di Unity, in realtà il secondo design di Unity, ma poi vi racconterò un po' della storia successivamente, si è deciso per preferire quella chiamata composition sull'inheritance. Quindi in generale, se avete un'idea C++, Java, programmazione oggetti in generale, no? Al posto di lavorare per ereditarietà di comportamenti, quindi di classi in questo caso, si è preferito utilizzare un sistema in cui il comportamento di un game object in questo caso venisse definito dai componenti adesso attaccati che tutti insieme descrivono appunto quel game object, come viene rappresentato a schermo, come si comporta, come reagisce all'input, come reagisce alla fisica e via dicendo. La composition ha un grosso vantaggio rispetto all'inheritance perché non è statica, l'inheritance essendo un concetto legato spesso al linguaggio che si utilizza per sviluppare o per scrivere uno script, non si può cambiare. Quando person, non so, quando una classe A inerita una classe B, rimarrà così, punto. La composition invece permette anche a runtime di cambiare questo tipo di comportamento, quindi aggiungere comportamenti al game object quando è necessario, dà grossa flessibilità a livello di scripting. Quello che vedete a video appunto sono questi game object, di per sé questi game object non hanno nessun tipo di comportamento, sono dei contenitori vuoti che non fanno assolutamente niente. L'unica cosa che Unity genera ogni volta di default per ogni game object è un componente chiamato transform. Il componente chiamato transform è alla base di tutta la logica di Unity perché permette di definire la posizione, la rotazione e la scala di un elemento sullo schermo e anche come si chiama, la correlazione padre e figlio all'interno di uno schermo e permette di generare gerarchie, no? Quindi le transform possono essere gerarchiche. Gerarchie significa che, non so se avete, qualcuno, cioè avete usato un po' Unity, giusto? Avete un'idea di come funziona? Bene. Trasformando il parent, si trasformano anche tutti i figli di conseguenza, cosa che è fondamentale per poter creare centinaia di migliaia di cose. Non è un concetto nuovo, è una cosa abbastanza classica. Però è importante sapere che per ogni game object esisterà sempre una componente transform disponibile da poter utilizzare. L'altro concetto alla base di Unity, con cui spesso non avete a che fare in modo diretto, è il concetto di serializzazione. Unity, quando ricarica le script che modificate, quando salva le script su disco, quando modificate anche i parametri in quando siete in play mode, via dicendo, in background converte tutti i vostri oggetti in un bel formatino binario e poi li ricarica in conseguenza. Le prefab non sono altro che dei game object serializzati, vengono ricaricati e istanziati di volta in volta. È un concetto che poi cerco di spiegare un attimo più in dettaglio, però è il concetto che sta alla base di tutta Unity, no? E alla base anche di tanti problemi che uno può poi avere sviluppando il gioco Unity, perché ogni tanto si incricca un pochettino, ma ci stiamo lavorando per migliorarlo. Altro concetto fondamentale di Unity è il concetto di prefab. Prefab non è nient'altro che un game object che viene frizzato sul vostro disco e può essere istanziato molte volte. Quindi domani avete il vostro team in cui siete un programmatore e un grafico. Il grafico non vuole saperne niente a livello di programmazione, si piazza lì, fa il suo bel personaggino, si attacca alle animazioni, fa le animazioni con Mechanim, prende i vostri componenti che gli avete fatto per farlo morire quando gli sparano addosso, ce lo attacca, lo trascina nel suo project view. Da quel momento voi programmatori potete prendere questo componente e istanziarvelo in tutte le scene dove volete, in tutti i vostri progetti. E è una cosa molto buona perché appunto permette di modularizzare comunque lo sviluppo di videogiochi, poi permette di poterlo sostituire e via dicendo. Per ora le prefab non possono essere annidate, nel senso potete avere una prefab che è all'interno di altre prefab e io so solo quando avremo un S prefab perché hanno un po' di problemi prima di essere risolti. Le prefab possono contenere sia codice che art. Altro concetto fondamentale di Unity è quello dell'asset pipeline. Allora, ogni engine gestisce
gli asset un po' a modo suo. Unity ha deciso di utilizzare un approccio abbastanza banale. Sul vostro progetto avrete sempre i sorgenti originali dei vostri asset, quindi l'FBX che importate per i modelli e animazioni, o eventualmente il PSD o le PNG per le immagini, comunque i sorgenti degli asset. Quando cambiate piattaforma o decidete la piattaforma target, Unity si occupa di prendere tutti gli asset e di generare delle versioni intermedie che sono adatte a quella piattaforma, eventualmente in base ai vostri parametri di importazione di generare, ridurre la comprimere le texture se necessario, di generare gli shader necessari, di modificare i comportamenti dell'animation system se sono superate le animazioni scheletrali o meno e via dicendo. E poi in fase finale, quando esportate invece il vostro gioco, farà la finalizzazione in cui adatta alla piattaforma target appunto questi asset, li comprime, fa in modo che occupino il minimo spazio possibile, eventualmente abilita lo streaming se il vostro gioco è stato preparato per poter supportare lo streaming e via dicendo. Il passaggio quindi da una piattaforma ad altre Unity, soprattutto su progetti un po' grossi, richiede un pochino di tempo. Un pochino in realtà è un eufemismo perché se un progetto è molto grosso può richiedere anche 3-4 ore e non ci si può fare niente se non recupera la licenza dell'asset server che per voi si occupa di fare il caching di questi asset, diciamo, generati da Unity in modo intermedio, globale, tra tutte le persone che ci lavorano, viene utilizzato e quindi lo switch da piattaforma è quasi istantaneo. Diciamo che normalmente il cambio di piattaforma Unity non è una cosa che viene fatta ogni 10 secondi, quindi in realtà è un problema relativo e comunque ogni engine ha le sue. Certi engine si inchiodano quando importate gli asset perché fanno in quel momento il processing, altri quando switchate, altri quando aprite il progetto. Ognuno ha le sue, quindi purtroppo è un mondo difficile e chi dovrà lavorare direttamente sull'asset pipeline dovrà abituarsi a lunghe attese, soprattutto su progetti grossi. Parlavamo prima di scripting, quindi voi avete la vostra scena, avete i vostri game object, li ficcate dentro, caricate dentro le texture, i personaggi, quello che è, poi vedremo in dettaglio come funziona. Qualcuno di voi, immagino tutti voi perché siete più o meno tutti in informatica, quanto ho capito, scrivete un po' di logica di gioco. Logica di gioco, se non utilizzate plugin aggiuntivi provenienti dall'asset store per poter fare logica basata su grafiche, cose del genere, Playmaker, Uscript, non so se li già li conoscete, e se non li conoscete, conosceteli, perché sono utili soprattutto per fare prototipazione. La logica di gioco viene scritta appunto con questi script. Questi script non sono null'altro che del codice C Sharp o Unity Script o Boo, che viene attaccato, che rappresenta diciamo un componente, logico un componente, viene attaccato a un game object e permette appunto di eseguire logica per ogni frame o in vari punti dell'esecuzione dell'engine. Alla base del nostro engine di scripting c'è questa tecnologia che si chiama Mono. Mono non è null'altro che una semplicissima implementazione open source del runtime .NET che sarà fatta da un po' di ragazzi anni or sono, poi sarà presa da un'altra società, che poi l'ha presa un'altra società, poi alla fine l'ha presa Xamarin, hanno deciso di lasciarlo open source. È un buon runtime, funziona su parecchie piattaforme, su quelle in cui non va ce lo portiamo da soli, quindi comunque diciamo che funziona per tutte le nostre piattaforme. Utilizza la versione 2.6 di Mono, che è un po' vecchiotta, il che porta alcune limitazioni dal punto di vista della versione di C Sharp che supportiamo al momento e del framework .NET che supportiamo. Adesso non posso dare troppi dettagli sul perché, diciamo che stiamo lavorando per migliorare la situazione, ma diciamo che non siamo noi a non aver voglia di aggiornare all'ultima versione, ma abbiamo qualche piccolo problema con diciamo, di licenze. Per quello che riguarda le piattaforme su cui non è permesso aggiornarsi da soli in runtime di Mono. Perché Mono funziona in due modalità, modalità just in time e modalità ahead of time. Quindi qualcuno di voi ha fatto corsi di linguaggi di programmazione, comunque ha un'idea di cosa sia un interprete, di come funzionano queste robe qua, macchine virtuali, bene. Mono è partito come un interprete classico, quindi il codice veniva generato, questo codice IL che è formalizzato da ECMA, da Microsoft, l'ha ficcato là dentro, e Mono era un interprete stupidissimo che prendeva istruzione per istruzione, aveva una piccola macchina virtuale che eseguiva questo codice. Ovviamente, lento come una fame, da lì col tempo hanno introdotto un just-in-time compiler. Just-in-time compiler
È specifico per la piattaforma su cui gira runtime di solito, anzi sempre in realtà, perché dipende dal processore e via dicendo, e quello che fa non è null'altro che allocare bello spazio di memoria eseguibile, no? Il sistema operativo dice guarda, dammi un po' di memoria eseguibile, e per ogni istruzione nel bytecode genera del codice macchina eseguibile, lo carica e niente, lo esegue in continuazione, quindi per poter ottenere delle performance simili all'eventuale codice nativo. È una buona cosa, migliora le performance a manetta, però aumenta a dismisura i tempi, se li supporti in piattaforme nuove, perché esce un processore nuovo, bisogna fare istruzione apposta per il processore, si ha la portabilità in generale. Siccome una certa azienda chiamata Apple ha rilasciato l'iPhone e tutta la gente vuole andare su iPhone, ma su iPhone c'era scritto, ehi no, non puoi allocare memoria eseguibile, i ragazzi di Mono hanno ben deciso quindi di introdurre un altro concetto che si chiama compilazione ahead of time, no? Che alla fine non è null'altro che prendere il just-in-time compiler, farlo girare su tutti i vostri assembly .NET, generare un codice macchina che è un eseguibile fisico, che è lo stesso che uscirebbe fuori da Visual Studio se compilate un bel file CPU e fate build, creare questo eseguibile e poi eseguirlo a runtime. La compilazione .time genera codice abbastanza veloce e non richiede memoria eseguibile a runtime, e quindi non ha problemi per funzionare su iOS o tutte le altre piattaforme che lo limitano. Xbox 360 non è possibile fare questa cosa, PS3 non è possibile fare questa cosa, e via dicendo, no? E no, in teoria non si può. Bene, quindi noi lavoriamo tutta questa cosa qua, questo mono runtime che gira e fa girare i vostri script. Abbastanza noiosa questa cosa, lo so, ma vi tocca, anche perché spesso e volentieri, quando avrete problemi di performance, al 99%, no, 99% no, un buon 50% sarà causato dal vostro utilizzo sbagliato degli script e quindi magari sovraccaricare troppo il garbage collector. Vedi idea cos'è? Bene, allora non ve lo dico neanche, non voglio annoiarvi troppo, vedo che ci sono due o tre sbadigli, uno sta dormendo, non è andato via. Quindi fate molta attenzione a questo concetto. Nei prossimi 2 anni dovremmo aggiornare, abbiamo in serbo qualcosa di nuovo. Ve lo illustrerò più tardi, dopo una demo, così vi siete rilassati una minima e vi farò vedere cosa abbiamo in serbo. Allora, i linguaggi supportati sono C Sharp, nel nostro caso C Sharp, Unity C Sharp, nel senso è la versione 3 punto qualcosa più qualcosina in più, appunto per questo concetto vi dicevo che abbiamo una versione un po' vecchia di Mono, che abbiamo patchato noi per i fatti nostri, puntiamo a metterlo on par con tutto il resto nel giro di un pochino di tempo. Però è C Sharp, lo potete utilizzare, funziona abbastanza bene, non sto qui a farvi addormentare su cos'è C Sharp, comunque un buon linguaggio, solido, no? Alla fine se l'ha inventato Microsoft, tutti dicevano la fotocopia di Java, fortunatamente ha soppiantato Java, e tutti d'accordo con me? No, va bene. È un linguaggio molto potente e multipiattaforma, appunto, grazie ai ragazzi di Mono che sono messi lì e hanno fatto il porting del runtime. Poi supportiamo Unity Script. Unity Script non è JavaScript, quindi se domani mattina dite ah, io non voglio imparare C Sharp perché è troppo complicato, devi scrivere public da tutte le parti, devi mettere i tipi di dato, che casino, magari cambiate corso. Però, a parte quello, può starci, no, per fare alcuni script molto semplici, logica molto veloce, può andare benissimo, a parte gli scherzi. Ricordate che non è JavaScript, non è che andate su internet, prendete jQuery, ah, oh, voglio usarmi jQuery dentro Unity, lo mettete dentro e funziona, no. Perché Unity Script, che noi erroneamente anche sulla documentazione chiamiamo JavaScript da qualche parte, in realtà è semplicemente un'implementazione di ECMAScript, che è diciamo uno standard che racchiude ActionScript, JavaScript, JavaScript 2.0, che nessuno fortunatamente ha mai implementato e via dicendo. Quindi è un dialetto molto simile a JavaScript, però non è esempio prototype-based. E non vi sto aprire una parentesi su cosa vuol dire prototype-based rispetto a object-oriented. Comunque, non è JavaScript. Però ha dei grossi vantaggi rispetto a JavaScript, ad esempio per noi viene compilato a codice nativo .NET, il che vuol dire che all'interno del vostro progetto potete avere sia file JavaScript che file C Sharp, tutti insieme possono coesistere, potete inizializzare una classe scritta in JavaScript dentro C Sharp o viceversa senza problemi, e supportiamo anche eventualmente la type safety in modo opzionale, il che aiuta con le performance, perché come ben sapete, giusto? Strong typing aiuta, no? Ok? Vabbè, anche qui non vi sto a far addormentare troppo. In generale, C Sharp è il linguaggio che preferiamo che voi utilizziate per fare il vostro
i vostri script per migliaia di motivi, anche perché comunque la maggior parte degli esempi trovati in giro sono con quelli, il linguaggio più solido è quello che supportiamo meglio, i tool per scrivere codice monodevelop, ma anche Visual Studio stesso, o se usate qualche altra cosa esoterica, supportano bene C Sharp e zero Unity Script di solito. Però Unity Script è una soluzione decente per fare scripting veloce ed è relativamente veloce per poter essere utilizzato in zone che non sono magari critiche dal punto di vista delle performance. Poi abbiamo Boo, che io salterei più pari, perché è utilizzato dall'1.1% delle persone, in questo 1.1%, incluso il nostro codice sorgente che abbiamo scritto in Boo 10 anni fa, quindi non lo utilizza più nessuno. È un grandioso linguaggio, veramente. A livello sintattico è derivato da Python, è super flessibile, metaprogrammazione all over the place, ma non lo usa nessuno. Quindi, secondo me, non è necessario che lo impariate, anzi, non vi chiederà mai nessuno, non sai Boo, non ti prendo a lavorare con me. Tranne Rodrigo che ha inventato Boo, secondo me lui invece un pochino. Non più. Lavorava a Unity fino a un anno, qualche mese fa, sì. Poi le strade si sono divise. E lui è anche l'inventore di Unity Script, quindi se volete prenderla con qualcuno, sa dove trovarlo in Brasile, un volo, andate lì, cazzate con lui e tornate indietro. Beh, la scelta, cioè, se uno può volare tutti i giorni, buon per lui, no? No, comunque, Boo è un bel linguaggio. Se mi interessa studiarvelo a parte per altre cose, per fare esempio system scripting o qualunque altra cosa, è molto, molto buono. Io preferisco usare Python in generale rispetto a Boo, però funziona bene. Chiuso parentesi. Allora, parlando di scripting, il modo in cui attaccate la logica ai game object di Unity passa attraverso questi mono behaviors. Mono behaviors non sono nient'altro che dei componenti che a differenza di essere nativi di Unity, quindi a differenza di aver scritti noi in C++ nell'engine, permettono a voi di modificare in alcuni determinati punti dell'esecuzione del game loop il comportamento di poter reagire a determinati eventi. Allora, i mono behavior sono basati sul concetto di messaggi, quindi quando definite un vostro nuovo script sarà sempre una classe che estende mono behavior, sempre in caso, diciamo, standard, nel caso in cui volete attaccarla a un game object. Questa classe riceverà, se definisce quelli che noi chiamiamo dei magic methods, che sono start, awake, update, fix, update, ce ne sono centinaia di migliaia, riceverà determinati messaggi dall'engine in quel determinato momento e permetterà appunto in queste parti all'interno del game loop di eseguire il codice custom. Ad esempio, awake viene invocato in automatico su tutti i game object presenti nella scena prima che parta il gioco, quindi prima venga chiamato ogni start, prima venga su che succeda tutto appena il livello è stato caricato, e permette magari voi di fare l'inizializzazione degli script. Che ne so, volete dare la possibilità al vostro level design di decidere quanti oggettini tal dei tali mettere all'interno di un livello, no? Nella wake vi fate una bella ricerca all'interno dell'albero, cercate gli oggettini e ve li salvate da qualche parte, perché cacchio ne so, volete farli scoppiare tutti allo stesso tempo, no? Start viene chiamato dopo awake pri al primo update loop di un game object. Quindi anche lì, start, ci vuole qualcosa per far inizializzare quel game object. Update viene chiamato ad ogni frame. Fixed update viene chiamato ad ogni frame, però a intervalli regolari, ed è basato sul fatto che Unity ha un engine fisico, sto andando lunghissimo oltretutto, ha un engine fisico, così dice, preciso, adesso mi viene il nome né in italiano né in inglese, boh, non lo so neanche se è quello. Fondamentalmente, dato un input di tempo sempre uguale, no, il risultato è sempre identico nella simulazione fisica, che è fondamentale per miliardi di motivi, compreso deterministico. Bravo, bravo, un punto. Ragazzo intelligente. Me l'ho anche segnato, non l'ho neanche letto. Deterministico, no, non è vero. È fondamentale anche per supportare la fisica a livello di esempio di fisica per i giochi multiplayer e cose del genere, che deve essere deterministica, se no qualche problemino c'è. Ce ne sono decine di questi messaggi, li vedremo con calma successivamente. Ultimo concetto esoterico per cui la gente si blocca e decide di chiudere Unity spesso e di riaprire una settimana dopo sono le coroutine. Coroutine non sono niente di magico, fondamentalmente è una funzione che viene eseguita spammata su più frame, no? Voi normalmente cosa direste? Beh, io che sono un programmatore, mi apro un bel thread, track, lo faccio andare là dentro, no? Ecco, non è così semplice, nel senso, ben venga, ma le API di Unity non supportano multithreading, non sono thread safe, come si dice. Quindi quella roba non si fa, si utilizzano le coroutine. Le coroutine oltretutto hanno il grosso vantaggio che è Unity che decide quando schedularle e lo fa ogni update loop in modo molto preciso.
viene richiamata la vostra coroutine e utilizzando gli enumeratori di C Sharp, quelli che lo sono, okay? Utilizzando quelle potete definire queste funzioni, poi vediamo un micro esempio che ho preparato anche lì senza annoiarvi troppo. Potete definire delle funzioni che arrivato a un determinato punto si fermano e verranno invocate all'update loop successivo e possono andare avanti. Possono servire per milioni di cose, possono servire per fare magari non so, animazioni in sequenza di un certo tipo senza dover fare callback a destra e a sinistra, fate andare un'animazione, fate uno YAD, aspettate finché l'animazione è finita, data la seguente, possono essere usati per migliaia di concetti. L'ultima cosa che dicevo sono i plugin nativi. Nessuno lo sa o pochi lo sanno, potete scrivere un bel codice CPU, compilare una bella DLL o una, in senso dipende dalla piattaforma su cui state girando, quindi una dylib oppure una libreria statica, ficcarla dentro la directory chiamata plugins, scrivere in C Sharp un'istruzione specifica che permette di mappare un metodo C Sharp a una funzione definita in CPU e invocare il vostro codice CPU. È una buona cosa per svariati motivi. Primo perché vi permette di aggiungere adesso, secondo, primo perché vi permette di aggiungere funzionalità che mancano in Unity. Seconda cosa perché se doveste avere problemi di performance perché avete magari una parte di codice parecchio computational intensive, oppure avete già fatto un gioco in CPU e volete riutilizzare il vostro motore di generazione casuale dei mondi, che cavolo ne so, potete farlo, potete lookarlo, potete utilizzarlo, solo in Unity Pro o in Unity Mobile Free, quindi se fate mobile senza problemi, se no dovete avere Unity Pro. Prego. Ah, non si sente nulla. Però lo puoi tenere solo 2 minuti, conoscendoti. Vabbè, tanto sono solo 34 minuti in ritardo, quindi. No, ti volevo chiedere, Sì. i messaggi che vengono mandati ai mono behavior sono mandati in modo dinamico? Cioè, perché il punto è che Vai. vengono dichiarate come void e basta, private void, anzi. No, allora funziona così. Unity cerca di essere intelligente per quello che riguarda invocare codice dinamico dall'engine. Quindi non utilizza tipo esempio la reflection per fare questo tipo di cosa, quindi perché sarebbe troppo lenta, perché richiede il marcio dei dati e via dicendo. Quello che facciamo, abbiamo questi smart methods, quindi nella runtime sappiamo quali sono i messaggi che andremo a invocare, possiamo riconoscerli all'interno dell'assembly, salvare un puntatore diretto a quella funzione compilata dal compilatore just in time, quindi abbiamo diretto del puntatore alla zona eseguibile di codice in memoria, quando viene fatta l'esecuzione viene invocato direttamente quella parte di codice. Se il metodo non esiste, non viene invocato niente, quindi definire un monobehavior che non ha il metodo start non porta nessun problema a livello di performance, perché Unity semplicemente non fa lo scan di tutti i game object del mondo sperando di trovare start. Sa già a priori quelli che hanno start, quasi in precompilazione, quindi invocherà direttamente quelli che sa che deve invocare direttamente con performance piuttosto buone. Anzi, direi molto buone per quello che riguarda i messaggi nativi, cioè non c'è praticamente nessun tipo di overhead, anche perché internamente, e poi mi fermo con i dettagli, anzi no, non ve lo dico neanche perché è troppo, no, nel senso è troppo noioso. Posto? Ok, saltiamo a più pari a pipeline di compilazione, nel senso che volevo andare un pochino in dettaglio, ma sto andando lunghissimo. Il vostro codice a un certo punto viene compilato in una bella DLL a runtime, e quella ce l'avete sul vostro sistema. L'editor di Unity la ricarica in continuazione, ogni volta viene modificata, in modo che il codice che avete a disposizione, che utilizzate, è l'ultima versione. Se c'è qualche errore, lo fa vedere sulla console e non lo ricarica. Quella DLL è quella che poi va all'interno del vostro gioco e viene spedita quando fate il vostro package finale. Eventualmente viene post-processata per piattaforme specifiche, tipo Windows Store in realtà non usa Mono, ma utilizza il runtime.NET, che non supporta alcuni feature che noi supportiamo, e quindi gli assembly vengono ripuliti di queste feature, vengono introdotte cose diverse e via dicendo. È una cosa molto interessante, ma non ne parliamo in questo momento. Allora, volevo farvi un piccolo esempio di scripting in generale. Allora, in realtà potrei anche saltarlo a pie pari perché è veramente una roba banalissima. Voi avete tutti idea di come si faccia un mono behavior, di come si faccia un start and update. Saprete tutti che quando il gioco sta andando potete modificare le proprietà sulla destra. Saprete tutte queste cose banali. Grandioso. Quindi lo salterò, salterei questo. Tutti d'accordo siete? Grandioso. Salterei questo a pie pari e
e passerei alla prossima sezione, che è quella riguardante le grafiche. Allora, come dicevo prima, alla fine, anzi come l'ho detto prima mi sono dimenticato, ma cosa importa in un gioco è il gameplay, che è quello che è lo scripting. In realtà poi la gente deve comprare il gioco, spesso e volentieri, se non lo conosce prima, perché se no ci sono altre meccaniche in gioco, se ha una bella grafica. E Unity fortunatamente vi aiuta da questo punto di vista, nel senso vi permette di visualizzare la roba a schermo, poi starà a voi renderla bella. Come dicevo prima, Unity è un game engine, un rendering engine estremamente potente. È stato modulare fin dal primo giorno, il che vuol dire che permette, col dovuto lavoro, perché non è una banalità, di supportare device che spannano dai device che supportano DirectX 7 a DirectX 11, 1 o 12, non so se avete sentito, è stato annunciato di recente, anzi no, non lo supportiamo ancora, questo non potevo dirvelo, non fa niente. Mi sono dimenticato, però è ovvio, l'avremmo supportato. Mobile va ovunque, via dicendo, e permette a voi quasi, salvo che per performance, via dicendo, di ignorare il fatto che queste piattaforme hanno differenza dal punto di vista di come implementano le API, dal punto di vista di come scrivete gli shader, dal punto di vista di come gli stessi shader si comportano in modo diverso le varie piattaforme, da miliardi di punti di vista. Non so se qualcuno di voi ha avuto modo di programmare un rendering engine direttamente in modo semplice multipiattaforma, no? No? Beh, lui sì. L'implementazione di OpenGL cambia e quindi lavora in modo diverso. Sì. Cioè, mi è capitato che uno shader andasse su un cellulare Android e su un altro cellulare Android non andasse. Non funzionasse. Questa è una buona cosa, per farvi giusto un esempio relativo ad Android. Noi in Unity abbiamo un processo di, come si chiama, continuous compilation, no? Cioè in generale il codice viene buttato su sui nostri repository di Mercurial, viene compilato in continuazione sempre. Se è la compilazione verde, vengono fatti andare centinaia, migliaia di test, sia runtime test, che unit test, che integration test, che graphic test. Per i graphic test abbiamo delle macchine che si assicurano che l'output grafico di alcune scene di base che abbiamo preparato noi, che guardano, non so, la nebbia e tutti le vari feature che abbiamo, sia sempre congruente con quello che ci aspettiamo, perché basta un micro cambiamento dell'engine per cambiare completamente tutto. E per quanto riguarda Android, abbiamo 1600 device diversi connessi che vengono testati uno all'altro, no? E non è che dico 1600 perché dici, ah minchia, vuol fare figo il numerone, un giorno farò vedere, magari dopo c'è pure la foto e la mail, è una cosa tremenda, perché come diceva lui, ogni vendor simplemente deve avere come cacchio vuole lui, poi tra una versione e l'altra, magari il cambiamento è una roba minimale, magari in un caso specifico quella determinata API di OpenGL usando, non so, il floating point al posto del floating point, che cacchio ne so, qualunque cosa ha una micro differenza, ecco, quello non possiamo permettercelo, perché il problema è che chi poi va a utilizzare Unity direttamente probabilmente non avrà tutti questi device in posizione. Fortunatamente tra questi 1600 parecchi sono ormai roba obsoleta che noi supportiamo perché dobbiamo, ma fortunatamente stanno cercando di convergere un pochettino. Cioè, se adesso fate un gioco oggi per Android e dovete provare qualche decina, dovreste essere abbastanza tranquilli che le cose vadano decentemente. Alla base di Unity, questo lo salto per pare, sta una camera. Vi serve una camera per vedere la scena. La camera fondamentalmente definisce le proprietà tramite le quali i vostri oggetti vengono ficcati a schermo. Sapete tutti cos'è una camera? Giusto? Perfetto. Mesh e texture? Perfetto. Ah, velocissimo. E questa parte potevo saltare, ho saltato anche l'esempio, che così è molto più facile. No, magari questo qua mi fermo un secondo. Rendering modes. Unity ha tre rendering modes principali. Uno che non conosce nessuno, si chiama Vertex Lit Mode, okay? Che fondamentalmente è stato pensato solo per device che hanno quella cosiddetta pipeline fissa, non programmabile. Pipeline fissa, avete magari discusso al computer graphics o qualcosa, fondamentalmente gli shader, sapete cosa sono? Pipeline fissa è quella che non ha gli shader, in cui la pipeline è veramente lineare, il programmatore non può inserire della logica per decidere come vengono trasformati tra le varie fasi gli input della pipeline per generare l'immagine finale, per essere base. Quindi supporta shader in vertex lit che vi assicurano che gli shader che scrivete usando Shader Lab, che è il linguaggio di Unity, targetizzando quel tipo di rendering mode, andranno ovunque. Andranno supporto fino a DirectX 7. Prima, vabbè, perché non so neanche se esisteva qualcosa prima di DirectX 9, forse c'era il 6, ma non lo usava praticamente nessuno. Non lo usa nessuno, perché normalmente la gente adesso che fa giochi targetizza piattaforme oltre un top. Per queste piattaforme un pochino più recenti,
abbiamo un forward render e un deferred render. Allora, forward render è molto semplice come concetto, è un sistema di rendering classico in cui, ecco, faccio spiegare in modo facile però, ovviamente gli oggetti vengono messi a schermo e illuminati uno alla volta e le luci che ci sono nella scena devono essere calcolate e applicate per ogni singolo oggetto a schermo, influenzano, gli stessi oggetti possono essere influenzati da più luci, e quindi è un sistema di rendering che è direttamente proporzionale al numero di luci che avete a schermo, quindi normalmente il limite è molto contenuto, 4, 5, 6, 7, 8, 9, comunque cresce esponenzialmente per ogni luce, perché viene renderizzata l'intera scena per ogni luce che avete a schermo, se poi avete anche le luci che cassano le ombre, peggio ancora. Unity cerca di fare cose un pochino intelligenti, calcolando l'influenza delle luci in base alla distanza tra le luci, però comunque ha i suoi problemi, non fosse il fatto che è un sistema abbastanza basilare a livello di implementazione, quindi funziona sulla maggior parte dei device, non richiede supporto particolare a diciamo quello che si chiama G-buffer o il buffer comunque di supporto non utilizzati per il deferred rendering. E cosa volevo dire? Supporta gli oggetti trasparenti, okay? Quindi potete renderizzare un albero, una pera di ghiaccio e un albero davanti, e grazie a varie tecniche che vengono utilizzate, questa cosa funziona perfettamente all'interno della pipeline normale di rendering del forward renderer. Il deferred renderer è molto più moderno come approccio, si basa fondamentalmente sul renderizzare la scena in buffer differenti che contengono informazioni diverse della scena, quindi depth buffer per la profondità di ogni singolo pixel sullo schermo, l'albedo map per il colore, devono avere questi pixel, ce ne sono parecchie, dall'implementazione, ogni implementazione diciamo ai suoi buffer, di dare più peso a uno o l'altro. Questi buffer vengono poi in un passaggio finale uniti tutti insieme, le luci vengono applicate con una tecnica che permette di applicare l'illuminazione alla scena in screen space, quindi dipende, la complessità della scena non influenza la velocità di rendering, la sua complessità della scena e numero di luci non influenza la velocità di rendering, ma la velocità di rendering è influenzata solo, tra virgolette, dalle dimensioni del buffer. È un approccio molto più recente che ho utilizzato fondamentalmente tutti gli engine, ha un solo unico problema, che non gestisce per niente la trasparenza, quindi gli oggetti trasparenti o semi-trasparenti devono essere renderizzati in un passaggio successivo usando il forward renderer e utilizzando alcune informazioni di supporto per capire l'ordinamento delle cose, la profondità, per evitare di renderizzare le cose sopra le altre. Quale utilizzare quando fate il vostro gioco di Unity? Vedete voi, adesso la gente piace tanto utilizzare tante luci, quindi il deferred render può sembrare la scelta più intelligente, ha parecchie limitazioni sulla trasparenza, ma spesso nei giochi non vengono utilizzate tantissimo, ha limitazioni su, non può avere un reale anti-aliasing, perché può avere solo anti-aliasing fatto in screen space, in quel caso, e anche lì ha tutti i suoi problemi. Di solito si tende a utilizzare forward render all'inizio, quando le luci diventano un reale problema, passare al deferred render. Unity supporta quelle sulle lightmap, vabbè, che esistono dalla notte dei tempi, che permettono di salvare all'interno della texture, concettualmente, le informazioni sulla luce che arriva ogni singolo pixel. Parte dal presupposto che le luci non si muovono, e nei giochi vedete voi anche quelli più moderni, di qualunque tipo, salvo quelli magari, non so, quelli della DICE, che in realtà sono tutti real time, sono dei buoni lavori. Il 99% dei giochi moderni comunque utilizzano pesantemente le lightmap, perché alla fine permettono di avere una complessità a livello di luce enorme, una complessità a livello di ambient occlusion enorme, senza effettivamente implicare nessun tipo di slowdown a livello di performance. Gli shader Unity, brevemente, sono scritti in Shader Lab, che è questo linguaggio tremendo che noi abbiamo preparato, che però ha un grosso vantaggio per voi, nel senso che scrivete questo bel codice Shader Lab, dopo un mesetto avete imparato a utilizzarlo decentemente, definite gli input per lo shader, i passi di rendering, definite eventualmente dei sottoshader, in caso vogliate che se non so supera da alcune feature venga utilizzato un shader differente, scrivete o in HLSL, che è il linguaggio di shading Microsoft di DirectX, o in CG, che è praticamente HLSL, che è proprietario di NVIDIA, e Unity fa tutto il resto. Tutto il resto cosa significa? Voi dite, ah, cos'è tutto il resto? Tutto il resto è una mare di lavoro, perché piglia sta roba e in base alla piattaforma decide che linguaggio supportato e lo trascompila in GLSL, GLSL per OpenGL S2, OpenGL S3, OpenGL, no basta, non esistono più,
decide quale filo supportato in base all'hardware e eventualmente introduce le funzionalità differenti, capisce come vengono usati i vostri shader, cerca di ottimizzarli, fa un lavoro enorme che normalmente la gente si deve fare a mano. E anche questo è un lavoro da sottovalutare, perché se voi prendete uno shader compilato da Unity, potete farlo, se selezionate lo shader, aprite Open Compile Shader, da uno shader di qualche decina di righe possono uscire shader di migliaia di righe di codice, no? Migliaia di righe di codice perché contengono macro e via dicendo, però comunque è un lavoro parecchio. Saltiamo i materiali. Light e Shadow abbiamo già... Sto andando un po' veloce perché sono indietro in modo mostruoso. E vi sto annoiando, vedo che stanno dormendo tutti. L'unico che non dorme è... No, nessuno. Dario, grande. No, dai. Sono troppo un po' pesante, ditemi voi, nel senso, se va bene, parlo troppo veloce, volete mi concentri di più su alcune cose, salti altre cose, ditemi voi, feel free. No, va bene, grazie. Physics. Unity supporta la fisica, fisica 3D e fisica 2D. Per la fisica 3D utilizziamo PhysX, che è un engine Nvidia, proprietario di Nvidia. Utilizziamo PhysX 2.6 fino a Unity 4 e qualcosa, dalla 5 avremo finalmente 3.3. Non che mi interessi magari particolarmente, ma il 3.3 più veloce e soprattutto ci permette di introdurre migliaia di funzionalità che Nvidia ha introdotto negli ultimi 5-6 anni in futuro in Unity, che è abbastanza importante. Con la fisica 2D invece abbiamo un motore fisico completamente separato. Prima che ci fosse, che venisse rilasciato Unity 2D, la gente doveva utilizzare la fisica 2D, 3D bloccando una componente, di solito la componente Z, in modo che le cose rimanessero in 2D, proprio la camera ortografica sembrasse 2D. Adesso non è più necessario perché abbiamo un engine fisico separato che ha lo stesso component che ha l'engine fisico 3D, ma con un suffisso 2D alla fine, ed è basato su Box 2D. No, 4.3. Cioè, con tutto quello adesso è quello che c'è adesso. Se no, se è 5, ve lo dico. I concetti principali nella fisica, nel caso di Unity, i componenti principali legati alla fisica sono i rigid body, che fondamentalmente servono per descrivere qual è il comportamento fisico di un oggetto. Quindi se avete di default un cubo in una scena, è un cubo. Si viene renderizzato di giallo, ha la sua texture, ha la sua luce, via dicendo. Attaccandoci un rigid body, fornite a Unity le informazioni perché la simulazione fisica abbia effetto e questo cubo si comporti come fisicamente si dovrebbe comportare. Decidete la massa da applicarci, se risponde o meno alla gravità, alcune informazioni, e l'engine fisico si occuperà di simulare la simulazione in modo dovuto. Un rigid body poi espone tramite il componente rigid body delle API che permettono a voi di applicare impulsi, applicare forza a questo rigid body, quindi comunque lavorare direttamente sulla simulazione fisica. I collider sono dei componenti di supporto a rigid body e che servono per definire lo spazio entro il quale, se due rigid body vengono, diciamo, in contatto, viene sviluppata una collisione, no? Fondamentalmente i collider, per le forme geometriche più semplici, sono rappresentano un volume dello spazio, e quindi per le forme geometriche più semplici sono, non so, per il cubo è un volume di forma cubica, per una sfera è una sfera delle stesse dimensioni, oppure per geometrie più complesse tendono ad essere una gerarchia di collider più semplici, tipo per un personaggio magari una sfera alla testa, una capsula per il corpo e qualche capsula per le braccia e per le gambe. Oppure supportiamo anche quelli che sono i mesh collider. Mesh collider hanno un mapping 1-1 con la mesh del renderer per la fisica, ma sono sconsigliati ad essere utilizzati per svariati motivi, salvo che magari per le geometrie del livello statiche, perché comunque a livello computazionale sono estremamente più lente rispetto ai componenti di base. Fate conto che anche nei giochi più moderni che vedete tutti i giorni tutta la simulazione fisica avviene tramite semplificazione a livello di forme. Difficilmente il mattoncino sbeccato sull'angolo avrà come forma di collisione un mattoncino sbeccato sull'angolo. Sarà un parallelepipedo. E chi si è visto, si è visto. Anche perché... Niente. Ricordate che i collider non sono rigid body, nel senso, definisco la collisione, ma se non sono rigid body non rispondono alla collisione in nessun modo. Quindi servono per definire, dire all'engine questo è il volume che tu devi utilizzare per poter identificare una collisione.
abbiamo parlato prima, voi in qualche modo dovete essere capaci di reagire a queste collisioni in qualche modo. UTV fornisce delle API per poterlo fare tramite messaggi che implementate il vostro mono behavior. Quando due oggetti si collidono, presupponendo abbiano un collider e un rigid body, se c'è un mono behavior custom e definisce una di queste callback o tante altre che ci sono, questa viene invocata in quell'istante e voi potete reagire di conseguenza, no? Ultimo concetto importante, il concetto di joins. I joins praticamente applicano delle limitazioni, dei constraint alla fisica e permettono di definire tutti quei comportamenti tipo le corde, tipo il pendolo, tipo le porte che sono attaccate da una sola parte, in modo comunque fisicamente realistico. Quindi, ripeto, una porta può essere un rigid body, il vostro corpo, il personaggio può essere un rigid body, hanno un hinge joint, che pare si chiami, che attacca la parte attaccata alla porta, questa risponderà fisicamente come se fosse una porta di quelle, come si chiamano, o di quelle che si aprono da sole, andandoci addosso, però sarà bloccata per quel joint e quindi avrà, diciamo, un asse di movimento bloccato e darà questo comportamento preciso. Il character controller vengono forniti da Unity per semplificarvi la vita. Fondamentalmente, quando implementate un gioco, normalmente il personaggio principale non viene gestito dal motore fisico per svariati motivi. In questo caso, utilizzare un rigid body, dei collider normali per il vostro personaggio potrebbe creare dei problemi, anche perché magari non volete che il vostro personaggio reagisca normalmente quando va addosso a una cassa, voi volete che lanci via la cassa ma che continui ad andare alla stessa velocità. Il character controller vi permette di fare questa cosa perché fornisce fondamentalmente una struttura che interagisce con l'ambiente fisico del gioco, ma al tempo stesso non fa reagire la fisica stessa sul personaggio principale, quindi permette di muoverlo come volete, di far andare la direzione che volete, farlo saltare e di decidere voi stessi quando c'è una collusione eventualmente che impulso applicare le cose che sono state toccate per farle volare via o per non spostarle, roba del genere. Ci siamo? Faccio qualche domanda? No, scherzavo. No, falle pure. Hai parlato dei colliders, ti riferivi al 3D, per il 2D, allora, anche sulla fisica anche, soprattutto, sì, perché la fisica del 2D è una pseudofisica spesso. Allora, Box 2D è un engine fisico, allora, tu mi stai chiedendo, cioè la pseudofisica intendi quando tu implementi un gioco 2D, io non voglio una fisica realistica, no? Giusto? Perfetto. In quel caso prendi, utilizzi la fisica 2D solo per le collisioni, quindi per riconoscere quando il tuo personaggio è entrato in rotta di collisione con una piattaforma o con un nemico, e sei tu stesso però che digestisci invece la simulazione fisica del player principale. Ad esempio Super Mario, quando salta, non ha un comportamento fisico normale, no? Perché sale più velocemente che scende, si può muovere in volo, queste cose non esistono. Quel coso ci vuole un controllo diretto. Io ti permetto di fare questa cosa creando un rigid body, in modo che voi possiate comunque definire i concetti fisici di quanta massa ha e via dicendo, ma flaggandolo come cinematico. Quando lo fate come cinematico significa che siete voi che applicate il movimento e via dicendo, però questo oggetto ha comunque una presenza fisica all'interno del mondo, quindi se c'è un muro si ferma sul muro, per esempio, vi restituisce il feedback e via dicendo. Quindi in quel caso lì vengono implementate su misura, anche perché vabbè, non c'è un modo standard per implementare quel tipo di fisica. Poi dopo un esempietto fisico di 2D che ho fatto, bellissimo, poi vi farò vedere. Sì, usiamo PhysX, sì, di Nvidia. Allora, PhysX ha due back-end di rendering, CPU, 100% CPU e ibrido CPU-GPU. Noi usiamo il backend 100% CPU che funziona anche su tutti i device. Okay. Sì. Quello ibrido abbiamo utilizzato anche perché il backend ibrido per il 90% è utilizzato per simulazioni massive parallele, tipo, non so, un palazzo che esplode con migliaia di mattoncini, o per la simulazione di fluidi che al momento noi direttamente non supportiamo. Per il resto, dove non funziona su quei device lì, noi ci troviamo con Nvidia ogni giorno e adattiamo il loro engine a quella piattaforma. Quindi se UT5 abbiamo annunciato supporto per WebGL, per esempio, e all'interno di tutto questo lavoro mastodontico per fare il porting di CPU e C Sharp sul web, che è stata una roba mostruosa senza plugin, ne supportiamo tutto, PhysX, supportiamo Beast, supportiamo FMod, qualunque altra cosa,
e Nvidia ci ha dato un pochettino una mano in quel caso lì. Poi ho anche un demo con gli zombie, soprattutto, quindi dovreste essere contentissimi. Vi faccio un piccolo esempio di fisica, lo posso saltare, ragazzi. Intanto, quando sono carini non li salto, ve lo dico subito, così... non lo faccio? Salto? Grandioso. Mechanim. Qualcuno sa cos'è Mechanim? Ok. Bene. Allora, Mechanim è il motore che Unity ha introdotto in 4.0 per gestire le animazioni, principalmente le animazioni di personaggi umanoidi, anche se è in grado di gestire animazioni generiche. Mechanim ha svariate funzionalità e svariati vantaggi. Parlando di animazioni umanoidi principali, è basato sul concetto di avatar, quindi vi permette di importare un modello fatto in 3D Studio Max o quello che volete, con la definizione del suo scheletro, è in grado di riconoscere in automatico lo scheletro, e se non lo riesce a riconoscere per qualunque motivo, vi permette di configurare i bone nel modo esatto. Una volta che ha fatto questo, gira una mappatura di questo scheletro sul personaggio, è in grado di mappare le animazioni che voi importate a questa mappatura, e di conseguenza di applicare poi l'animazione che avete fatto per un personaggio umanoide a tutti i personaggi umanoidi che avete nel gioco, anche con delle variazioni fisiche abbastanza importanti, basta che non siano variazioni tipo aggiunta di un bone in più che non riesce a gestire. Quindi, se prima, se eravate ragazzi, facevate, non so, keyframe animation per animare un personaggio, ne dovete fare una per la donna che cammina, una per l'uomo che cammina, una per il bambino che cammina, una per l'uomo che salta, una per la donna che salta, una per la donna che raccoglie la spada, una per la donna che usa lo scudo. Questa non è più necessario, ne fate una basata su un personaggio generico, lo portate in Unity, fate un minimo processo di setup, una volta l'avete fatto, Unity è in grado di retargetizzarlo su qualunque modello, presupponendo che abbia quello scheletro impostato in quel determinato modo. Che è una cosa, direi, estremamente buona. Permette di definire per i bone, avete un'idea di cos'è? Ok, però comunque vabbè, un umanoide in 3D, quando lo definite in 3D Studio Max, potete definire, fare quello che si chiama rigging, e quindi definire uno scheletro che può essere più o meno dettagliato, a cui associate alcuni vertici del modello, e poi fondamentalmente potete animare questo scheletro e il sistema in automatico adatta la posizione, rotazione e trasformazione dei vertici in modo da darvi, di permettervi di animare, diciamo, solo lo scheletro e di avere poi tutto il resto della pelle che risponde in modo adeguato, no? Unity permette di definire, oltre il mappaggio del bone, anche di definire i constraint a livello muscolare. Quindi, che ne so, voi avete lo zombie, parlavate prima, avete una camminata normale di un uomo normale, volete fare lo zombie, e dite, oh, che palle, l'animatore che mi costa 10 euro al giorno, non voglio pagarlo per fare lo zombie. In Unity potete inserire dei piccoli constraint, non so, la gamba si muove fino a un tot, il braccio non si apre più di un tot, la dito non si muove più di un tot, la testa è sempre piegata a destra e via dicendo, e Unity in automatico prende l'animazione originale, applica questi constraint a livello muscolare, fa un po' di magia sotto e alla fine vi dà come risultato un risultato spesso e volentieri molto buono con quelle limitazioni da poter utilizzare. Abbiamo milioni di funzionalità avanzate a parlato di animazioni, abbiamo supporto per la cinematica inversa tramite scripting, che è fondamentale se avete bisogno di utilizzare, ad esempio, volete fare un'animazione di una persona che raccoglie una mela da per terra. Sta mela non è che è sempre la stessa posizione, la persona magari la muove il giocatore, quindi potrebbe essere non sempre alla stessa distanza dalla mela, e se fate un'animazione disegnata su Studio Max di questo raccoglie la mela, spesso e volentieri avete il classico effetto di questo che raccoglie l'aria, oppure di due che si stringono la mano, così, è una schifezza tremenda. La cinematica inversa permette di definire all'interno della pipeline di animazione, di dire, voglio che questo bone sia in questo istante in quella posizione con quella rotazione, e poi Unity calcola tutti i bone dipendenti al contrario, no? Quindi voi dite, voglio che questa mano sia alla posizione della mela, e Unity dopo adatta la trasformazione e l'animazione in modo che la mano sia sulla mela e tutto il resto sia dato di conseguenza. Ovvio che se la mela ha 3 metri verrà una schifezza tremenda, quindi comunque è molto importante che quando scrivete queste cose abbiano un senso. Diciamo che l'IK serve per fare modifiche contestualmente accettabili. Okay? Abbiamo trovato un concetto che ho dimenticato il nome adesso, mi sono dimenticato anche di segnare la slide, che permette, anzi lo salto perché non mi ricordo, mi direi una stupidata. Ecco, adesso è venuto in mente, scusate, sono un po' stanco. Abbiamo il concetto di body mask anche, che permettono praticamente di applicare un'animazione solo a alcuni bone.
Quindi voi avete il vostro bella persona che corre e ne avete un'altra che fate il corpo che tipo spara, per dirvi. Potete, mentre questo qua corre, potete dire voglio applicare tutto il corpo l'animazione della corsa, le braccia vanno così, ma voglio applicare l'animazione di sparare solo alle due braccia, e Unity è in grado di blendare questo in automatico, di applicare questo tipo di animazione e darvi un risultato ottimale. Il che aiuta per la modularizzazione. Fate l'animazione di questo fermo, che va in giro così il fucile, che lo porta in mano in questo modo, l'animazione di uno che corre, e poi le mergiate insieme, e avendo solo due animazioni ottenete quello che corre senza fucile, quello che fermo col fucile, quello che fermo senza fucile, quello che, mi sono dimenticato, ho dato due o tre combinazioni, comunque le beccate tutte. Le animazioni di Unity sono gestite tramite il concetto di State Machine. State Machine è un concetto che qualcuno avrà familiarità anche per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, spero. Non andiamo in dettaglio, anche perché non sono una persona adatta per parlare di State Machine. Però praticamente definisce questo grafo che sulla base di un input che voi potete settare a livello di scripting, ha una serie di nodi che sono le vostre animazioni applicate a un personaggio. Potete finire delle transizioni con delle condizioni per passare da un nodo ad un altro. Alcuni di questi nodi possono avere dei sottonodi che vengono blendati insieme e vi permettono fondamentalmente di definire come deve adattarsi l'animazione di un avatar, in questo caso, sulla base dell'input di sistema che introducete. Ad esempio, anzi poi vi faccio un esempio pratico che è molto più facile da capire. Queste state machine possono essere utilizzate sia per personaggi umanoidi che invece per 2D, per personaggi non umanoidi, perché a livello concettuale sono semplicemente animazione A, animazione B, condizione di transizione tra un'animazione e l'altra, e eventualmente come diciamo fare una transizione lineare da un'animazione a un'altra, quindi se c'è il personaggio che corre, l'altra animazione è il personaggio fermo, come non farla scattare dal personaggio che corre a uno fermo, ma fare invece una transizione abbastanza fluida che permetta alla persona di fermarsi con la dovuta calma. Sono molto potenti perché permettono proprio a livello programmativo di definire quali sono i parametri, quali sono i range per controllare queste transizioni. Dopo un piccolo esempio preparato vi faccio vedere per spiegarvi brevemente questa cosa. Come dicevo prima, si possono applicare animazioni generiche. Fortunatamente Unity non permette solo di fare animazioni usando questo mechanism, perché comunque ha le sue limitazioni, i suoi problemi, ma anche animazioni molto più classiche tramite l'animation window. Potete prendere un game object, trascinarlo in questa animation window, avete una timeline classica, potete spostarvi una timeline, creare quelli che sono chiamati keyframe, che sono, sono i keyframe, perfetto, keyframe all'interno della timeline, definire le curve per ogni singola proprietà che viene animata all'interno tra un keyframe e un altro, e avere questo clip di animazione, salvarlo su disco, e poi applicarlo alla vostra camera, se volete fare una cutscene in introduzione, applicarla se volete fare un'animazione molto più semplice, non so, di un personaggio che si muove avanti e indietro, e non volete farlo via codice, e via dicendo. È importante notare che queste animazioni generate tramite Animation Window potrete comunque trascinare all'interno del vostro state machine e fare transizioni tra animazioni, mechanism e questo tipo di animazioni. Avevamo un corso che chiamava Hardcore Mechanism che durava una settimana, quando facciamo i corsi di Unity, quindi spiegavo in 10 secondi. È un po' un problema. Allora, un piccolo esempio qua, spero di riuscire a aprirvelo e di riuscire a essere abbastanza veloce nel spiegarvelo. Si vede? No, si vede una mazza. Adesso arriva. Sì, no, sto sperando che vengano importati. Madonna. Sì, ok. Allora, questo è un personaggino che si muove in giro, molto semplice, no? Allora, adesso lascia stare il fatto che è terribile, come lo sto muovendo io, perché in teoria è fatto per essere mosso col pad, ma il pad l'ho dimenticato a casa. Va, salta, molto semplice, niente di che. Allora, questo personaggio reagisce fisicamente col mondo e tutto il resto. Questo personaggio... si vede qua più o meno sulla. Ah, questo robot. Come vi dicevo, all'interno ha quello che viene chiamato un. Fatemelo trovare, scusate. Componente chiamato Animator. Animator è quello che si occupa appunto di gestire l'animazione di questo robot. Ha una definizione di avatar.
che, come potete vedere, praticamente mappa le bone di questo personaggio, okay, a quelle che sono le bone interne che Unity riconosce, no? Perché Unity comunque, per poter supportare questa cinematica inversa, il retarget e via dicendo, deve capire quello che voi avete chiamato right tight joint 01, che è, no? Lo fa il mappaggio, lo fa in automatico. Definito questo, permette di definire i constraint, come vi dicevo. Quindi, secondo, ok, vabbè, non mi funziona il mouse, fate finta, ah no, è così, ok, potete definire i constraint a livello per ogni singolo gruppi di bone, ok, tipo, che ne so, questo qua è, adesso no, in realtà non ho la minima idea, non sono un grande esperto di questo, però vedete che applica, è un po' disarticolato, potete decidere come si chiama, quanto si può allargare al massimo quella parte del corpo, allargare al minimo, spero possiate fare un reset, eh? E adesso che ho distrutto completamente questo personaggio, no, comunque potete applicare, se sapete cosa fare, cosa che io non so, perché non sono un animatore fortunatamente, potete definire quali, appunto, quali sono i constraint entro il quale quella parte di bone si può muovere dall'animazione e poi applicarla al personaggio. Adesso io non faccio apply done perché poi disintegrerei completamente l'esempio, spero di non far troppo casino, vediamo se l'ho già distrutto. Ok, no, è ancora sano e salvo, ottimo. Quindi questo personaggio ha associato questo avatar e definisce il suo corpo, e poi ha associato questo controller. Il controller, con una risoluzione normale, vediamo se riusciamo a... Voi siete esperti di Unity, c'è un modo per mettere a full screen? Dov'è? Grandi Unity. Ok. Ok, vedi, questa qua è quella, è la state machine, definisce lo stato principale, che è questo in arancione, questi altri stati che definiscono, quando è in idle non fa niente, locomotion vuol dire si sta per muovere, togliamo questa, vi faccio vedere un attimino, quindi, che si sta per muovere, locomotion all'interno definisce, scusate un po' la difficoltà, quelli che sono chiamati blend tree, quindi praticamente il blend tree, senza andare troppo in dettaglio, permette di avere più animazioni e di blendare tra di loro sulla base dei parametri esterni, quindi faccio un po' di fatica con la cosa così piccola, però se selezionate il blend tree in questo caso, qua potete avere una preview dell'animazione, potete trascinarci dentro il vostro robottone o qualunque altra cosa, dato funzionare targeting, quindi se avete un bel cavaliere ci mette dentro, fate play, ve lo vedete, vedete questo personaggio cammina. Questo blend tree dice che fondamentalmente, in base alla velocità e alla direzione, lui va a applicare una transizione tra camminata e corsa e a direzione di movimento. Potete simulare l'input che arriverà tramite codice, tutti questi parametri esposti possono essere controllati via codice. Aumentando la speed, lui in automatico vedete che il personaggio da camminare corre e viene fatto in automatico, quindi non so se si vede bene qua. Qua non si vede purtroppo bene. Un secondo, in automatico vedete che si colora questa qua da azzurrino a azzurrino, queste due qua se le vedete, praticamente blenda da un'animazione all'altra in base alla logica che è stata definita qua sopra, che vi dice nel caso in cui la soglia di input sia 0 sarà camminata al 100%, quando la soglia di input di corsa è 1 sarà corsa al 100%, a metà è Unity che si prende carico di fare il blending tra le due, e quindi quando animate questo personaggio, più la speed sarà vicina a 1, più questo sarà corsa al 100%, più sarà vicino a 0, più sarà camminamento. E questo potete utilizzarlo come input per quello che volete, potete gestire il salto, poi faccio vedere come gestire il salto, potete gestire anche la direzione. Abbiamo questo input direction, che gestisce la direzione, vedete che se più la direzione va verso 1, più lui tende a animarsi verso destra, se la direzione va verso meno 1, più tende a animarsi verso sinistra, meno 1, 1 l'input standard di Unity viene fornito. E Unity fa il blending in automatico, quindi possiamo avere un personaggio che va verso sinistra camminando, no? E l'input che abbiamo fornito in questo caso, nel nostro caso, lo potete vedere qua, sono 6 animazioni che sono camminata verso sinistra, camminata in avanti,
camminata verso destra, corsa a sinistra, corsa in avanti e ovviamente corsa verso destra, e tutto resta logica se ne occupa Unity di gestirlo in modo adeguato, presupponendo che avete configurato in modo decente l'animatore. So che non avete capito niente, non è un grosso problema, nel senso che su internet è pieno di tutorial che potranno dare qualche dettaglio in più. Torniamo qua. Come vi stavo dicendo, questo personaggio di default è in stato idle. Se facciamo play, ci accorgeremo se funziona ancora. No, non funziona più. Ah, perché c'è locomotion. Comunque, il personaggio di default è in stato idle. Idle è questa animazione terribile, no? Di lui che va così. Sembra, non so, sta per svenire, no? Quello che potrei fare è definire queste transizioni che praticamente indicano qual è la condizione per cui dallo stato idle si passi allo stato locomotion. Stato locomotion è quello che abbiamo visto prima con la corsa, il camminamento e via dicendo. Queste transizioni, che sono queste frecce, che definite schiacciando col destro, facciamo make transition andando sull'altro nodo, hanno dei parametri e delle condizioni, che in questo caso, fatemi un piccolo la finestra, vi dicono la transizione da che nodo va a che nodo va, vi permettono di dire che in questo caso quando la il parametro velocità, che quindi viene dall'esterno, che è controllato all'esterno, è maggiore di 0,1, applica una transizione che lo porta da idle a locomotion, no? E infatti se noi andiamo qua, questo dovrebbe funzionare, spero, anzi no, non mi ricordo più come si fa a vedere la preview, forse devo selezionare la linea per qua. Ok, eccolo qua, guarda che bello. Avete questa barrettina qua, significa che il personaggio è in stato di idle al momento. Appena io comincio a dare l'input, vedete che la speed cresce e questo passa allo stato di locomotion. No? Ok? Se andiamo dentro lo stato di locomotion, scusatemi per... vediamo come riesco a farvelo vedere. Ok. Vedete, lui andando dritto... Ops. Mi muovo di qua, dai, voi guardate sopra, io guardo dove vado perché sennò vado su un palo. Comunque, come vedete, l'input cambia qua, variano questi valori e in automatico Unity decide come blendare le animazioni, come adattarle, dove far andare il personaggio, muovendo anche la fisica, muovendo tutto con questo personaggio, muovendo quello che deve muovere fondamentalmente, quindi facendo interagire con l'ambiente, facendolo bloccare quando va addosso a un coso, no? Come un pazzo e via dicendo. Gli input possono essere sia dei valori discreti che vanno da meno qualcosa a più qualcosa, sono dei floating point, che valori fissi, tipo l'animazione di salto è gestita jump con una transizione con un booleano, jump true, jump in questo caso viene settato quando viene schiacciato lo spazio, no, spazio in realtà è saluta, non mi ricordo più com'è il saltare, ok, sì, in corsa jump, quindi quando questo qua va, quando viene settato il booleano jump via script, viene playata l'animazione di corsa. Non vi uccido a livello di scripting, però vediamo se riesco a farvi vedere brevemente le API come funzionano. Mono develop arriva, ok, quindi sì. Ok, allora qui non ho idea di cosa sia successo. Comunque avete un controllo a livello di scripting completo, lo scritto è parecchio complicato, poi comunque vi girerò un attimo i concetti, ma come potete vedere, recuperato il componente animator, che è quello che gestisce l'animazione, i parametri che voi avete deciso come si chiamano, avete deciso di esportare, potete settarli via scripting dandogli un valore, in questo caso alla velocità segniamo il valore dell'asse delle V, che in Unity viene rimappato con le frecce automaticamente della tastiera o con l'input di un controller. La direzione, che invece è l'asse orizzontale, questi valori vanno da 0 a 1 nel caso verticale, da meno 1 a 1 nel caso orizzontale per la direzione. Nel momento in cui le settiamo, Unity internamente poi farà tutto il giro, l'ho fatto vedere prima tramite il vostro bella state machine, e deciderà che animazione applicare in automatico a tutta la struttura con il suo rigid body e le sue posizioni. Come avete visto da questo esempio relativamente breve,
non è un argomento semplice in generale. Il vantaggio è che però è stato studiato in modo che se parti dall'inizio, creando prima uno stato normale, poi la transizione da uno stato idle a uno stato di movimento, utilizzate magari degli esempi, come in questo caso di animazioni già fatte, riuscirete a un certo punto ad avere un controllo completo a livello delle vostre animazioni senza dover fare poi script di una complessità tremenda, perché fino a poco fa, o anche in tanti altri engine, le animazioni vengono gestite a mano, quindi siete voi poi i programmatori che dovete segnare, settarvi lo stato, farvi voi una state machine per animazioni, capire se un'animazione è finita per player un'altra, farvi voi il blending a mano, quindi capire come funzionano lo skinning dei personaggi e via dicendo, è un suicidio. Ha una barriera d'ingresso relativamente steep, come si dice, ma una volta preso la mano è eccezionale. Io non so usarlo. No, ve lo dico perché era giusto per non prendervi di niente. Comunque è uno strumento molto potente, molto particolare e molto interessante da utilizzare. Passiamo ai navigation meshes. Voi state facendo un minimo di intelligenza artificiale, giusto? Navigation meshes hanno come obiettivo risolvere il problema del pathfinding, che è un problema di dimensioni enormi, che è più o meno, non fatemi prendere direzioni sbagliate, no? Però comunque è un problema che ha delle soluzioni conosciute al momento, difatti poi per la risoluzione, una volta avuto il grafo originale, bene o male quasi tutti utilizzano quello che si chiama ASTAR, non so se sapete cos'è, per la risoluzione del grafo da un nodo A a un nodo B, ci sono varie varianti, ci sono quelli paralleli, c'è lo smoothing del pathing, ma come concetto, ormai quella diciamo la soluzione utilizzata, quasi sempre, salvo che volete utilizzare soluzioni più arcaiche tipo waypoint o via dicendo, però si parla di pathfinding automatico da un punto A a un punto B, se avete un grafo di nodi, ASTAR è quello che fa per voi. Performante, funziona abbastanza bene, ci sono mille implementazioni. A livello di semplicità può implementare quasi chiunque, da lì potete partire per farvi il vostro sistema eccezionale. C'è un problema però, sto benedetto grafo. Allora, nel 1200, quando si facevano i videogiochi, pathfinding non c'era e quindi nessun problema. Poi la gente ha dovuto inventare questo pathfinding e all'inizio si faceva, il personaggio va dritto e c'è il muro. Allora il muro si ferma, va a sinistra c'è il muro e gira a destra, no? E poi va a destra, c'è un altro muro, allora deve dire, ok, deve ricordarsi dove era andato. Suicida la Madonna, la gente ha detto, vabbè, cerchiamo di dare un aiuto a questi personaggi e farli muovere. E hanno cominciato a far inserire all'interno della scena, che si chiamano waypoint, e fondamentalmente definiscono un grafo che dice, se io sono in questa posizione da arrivare a quell'altra, risolvi il mio grafo per arrivare in quella posizione diretta. Posizione waypoint a mano è un problema. Pensate tipo a World of Warcraft. Se voi c'è uno che va lì e sa piazzi waypoint pezzo per pezzo per pezzo in tutta la mappa, sì, e quello infatti è un grosso problema. Pensate a questo povero ragazzo, perché World of Warcraft lo sta pensando all'inizio, era su waypoint, quindi pensate a questo qua che si piazza lì e si deve mettere waypoint nella mappa, terribile. Fortunatamente adesso c'è qualcosa di nuovo, che sono queste navigation meshes. Navigation meshes è un concetto abbastanza semplice a livello concettuale, estremamente complicato a livello di soluzione, ma Unity ve lo fa fare di una semplicità mostruosa. Avete la vostra geometria, definisce il vostro mondo. Quello che viene fatto, viene estratta una geometria semplificata sulla base di alcune condizioni che sono qual è la massima altezza che può essere considerata una salita camminabile dal giocatore, tramite condizioni quali sono le parti camminabili o meno. Viene fatto un po' di processing, viene estratta questa mesh semplificata. Questa mesh semplificata è una mesh, se avete un piano lineare, è una specie di piano con dei buchi dove non potete passare, o se avete una mesh che non è lineare, come una specie di velo che si appoggia sopra la vostra mesh e che ha dei buchi dove non potete camminare. E il sistema di pathfinding, questa mesh semplificata definisce una serie di nodi, che sono i vari poligoni definiti all'interno della mesh, che sono i nodi all'interno dei quali può camminare il vostro agente. E Unity utilizza questa mesh come input per un semplicissimo algoritmo di pathfinding ASTAR più la Dynamic Obstacle Avoidance, che è una cosa un pochino più particolare che noi implementiamo, per fondamentalmente far camminare il vostro personaggio dal punto A al punto B. Supportiamo anche quelli che si chiamano gli off-mesh links, che servono per implementare concetti tipo il personaggio deve saltare da A a B, come farlo capire al pathfinder, nel senso tu hai due pilastri con un buco in mezzo. In automatico Unity è in grado di capire in base alla distanza tra i due, in base all'input, di creare questo off-mesh link e quindi calcolare il path da A a B facendo fare il salto al vostro personaggio, per farlo scendere da una collina, per farlo salire sopra una montagna e via dicendo. E al concetto di layering. Layering significa che voi potete applicare a dei poligoni di questa navmesh diversi costi di come si chiama, di non mi viene in italiano, come si dice, camminamento, come si dice, di percorrenza, in modo che la gente, quando voi dite a Unity, ehi, va che questo personaggio deve andare da dove è adesso, là in fondo, in base al costo di percorrenza,
lui decida di intraprendere la strada col costo inferiore. Il costo può essere abusato per mille motivi, potete fare, non so, avete personaggi che sono più veloci nell'acqua, nel senso, allora avere un layer apposta per loro che dice se tu vai sull'acqua il tuo costo è inferiore al costo di camminamento normale e preferiranno andare in quella direzione, potete utilizzarli per fare tipo, non so, la lava, costo enorme su cui nessuno passa mai a meno che non sia l'unica direzione possibile, layer su cui uno non può camminare, via dicendo, e permette quindi di configurare il vostro ambiente e di conseguenza il comportamento degli agenti in questo sistema. Faccio un piccolo esempio, perché questo dovrebbe essere semplice e abbastanza lineare e dovrebbe permettervi di implementarlo in tutti i vostri giochi 3D senza nessun tipo di problema. Scusatemi un attimo. Ah, questa è una bellissima scena che ho fatto io, come vedete sono... Ah, non la vedete, meno male per voi. Sono un grafico di altissimo livello. Ok, scena eccezionale, non è in 2D, perfetto. Come potete vedere definisce null'altro che un cubo, che è il piano di fondo, un cilindro, che è sto robo qua, questa capsula qua che è ficcata nel terreno per un pezzettino fuori, e un po' di cubi in giro. Allora noi vogliamo utilizzare questo come ambiente in cui definire una nav mesh, farete una mesh a Unity, e vogliamo farlo in modo che quello che è rosso ovviamente sia un ostacolo e il personaggio non ci passi attraverso. Allora, per poterlo fare è estremamente semplice. Applicate la navigation window, selezionate qua Mesh Renderer, in modo che loro che vi filtri la gerarchia a solo le cose che interessano al sistema di costruzione della nav mesh, perché alla fine si basa sulle geometrie di rendering per capire le geometrie di percorrenza. Selezionate tutto quello che volete sia incluso in questa generazione. Mette il navigation static, il che dice al sistema di generazione che quelle cose, diciamo, sono statiche, non si muoveranno mai in gioco, quindi non sono ostacoli, si possono muovere, rimangono lì tutta la vita. Per ora mettete default navigation layer, fate bake, aspettate un attimino, con le scene più ampie ci vorrà molto molto di più. Quello che non ottenete, finché avete selezionato la navigation window, lo vedete anche qua, è questa bellissima cosa, vediamo come posso mettervela, che è questa mesh che si vede in azzurrino, scusate, dove è azzurrino è la mesh che permette di camminare, dove invece non è azzurrino ha questi buchi e dove non si può camminare. Come potete notare, la nostra navigation system è in grado anche di scalare guarda in questa zona, scalare tipo le pendenze, questa pendenza non so quant'è a per cento, può andare sopra, capisce vari layer di altezza. In questo caso, volendo, se un personaggio si trova in cima a questo cilindro, ci può camminare sopra ma non può scendere, no? Questa navigation mesh viene generata, viene salvata da Unity in automatico, e utilizzare a livello di script in movimento è di una semplicità estrema. Facciamo un piccolo esempio. Questo live, che di solito non funziona mai, ma vediamo un po'. Vediamo un cubo. Ho fatto un nuovo cubo, che chiamiamo layer, giusto perché così dopo lo trovo nella gerarchia dopo. Doppio clic per capire dov'è. Perfetto, lo mettiamo a zero. Quindi, ok, torniamo lì. Bene, lo spostiamo. Lo mettiamo più o meno sul appoggiato per terra, più o meno. Ci attacchiamo questo bello scriptino che adesso vi faccio vedere, che si chiama Moving Player Script, adesso vi faccio vedere, di una semplicità mostruosa, e aggiungiamo un componente fondamentale che è il NavMesh Agent. NavMesh Agent sta aggiunge il comportamento a questo GameObject di un agent che è in grado di capire e di muoversi dentro la NavMesh. Avete un po' di parametri da settare qua, che al momento non sto a dettagliare, però vi permetto il raggio di collisione, la velocità con cui muoversi. Potete lasciare questi default, quando fate i vostri esempi vanno stra benissimo. Lo script è uno script di una semplicità estrema, a parte gli errori. Allo start recuperiamo il component NavMesh Agent, lo salviamo qua dentro. Voi direte, ah, ma posso fare punto agent? Sì, non fatelo più. Perché verrà deprecato nel prossimo Unity, quindi dovrete utilizzare sempre il get component per una serie di motivi. E poi ho fatto nell'update loop una cosa semplicissima: se il bottone sinistro del mouse è schiacciato, faccio una proiezione della posizione del mouse in screen space utilizzando la camera principale nell'ambiente 3D, prendo un raggio e poi utilizzo l'engine fisico per fare un raycast, sparo questo raggio all'interno della mia geometria. Quando colpisce un determinato punto un collider, tutti quei box sono un collider, mi restituisce questa informazione, e io l'unica API che utilizzo per poter applicare la navigazione automatica alla nostra agent, agent.setDestination, è il punto dove andare.
Facciamo una prova, vediamo se funziona. Facciamo play, qua mettiamo navigation. Cliccando in un punto, non funziona, sì funziona. Come potete vedere, il personaggio, vedete anche, anche sopra si vede la righetta, il percorso che fa, cercherà di evitare in automatico i, le cose che è in mezzo alle scatole, quindi non andrà addosso a questo, manterrà una certa distanza, ove possibile, dal, dagli ostacoli, e chi più ne ha, più ne metta. Salirà qua sopra, perché noi lì sopra gli abbiamo messo come posto in cui può andare, e tutto questo è in automatico, e poi farò vedere dopo, funziona a livello di performance anche in modo molto bene, magari su questo computer no, però abbiamo un esempio in cui abbiamo 3.000 robot animati che si muovono tutti insieme, che si evitano a livello di collisione, si evitano anche tra di loro, con muri che si spaccano, e a livello di CPU, zero. La tecnologia che usiamo sotto si chiama Recast, open source, anche se darci un occhio. Mikko, ragazzo, ora noi abbiamo fatto un po' di ragionamento per decidere di lasciarlo open source, abbiamo una versione leggermente modificata, però se su Twitter ci date un occhio, c'è tutto il sorgente in CPU, quindi dovreste essere tutti in grado di capirlo senza problemi, e è la stessa che utilizziamo noi più o meno, quindi dateci un occhio perché è molto intelligente. In generale la generazione of mesh è di una complessità estrema, perché passa tra voxelization, è tutta una serie di concetti un po' particolari, è l'ambiente per capire dove è camminabile. Parte di pathfinding è leggermente più semplice, tranne il dynamic obstacle avoidance, che richiede al vostro pathfinding di essere in grado di modificare in qualunque momento il path costruito e di riadattarsi al path finale sulla base di come si muove il resto dell'ambiente, che non è un concetto banalissimo di solito da implementare. O poi magari per voi è facile, per me non è. Comunque, questo personaggio si muove, grandioso. Vi faccio vedere una cosa semplicissima, che sono questi moving obstacles. Allora, moving obstacles, vi dicevo che le cose non devono essere ferme per forza nella nostra nav mesh. Quindi se avete qualcosa che si muove, andiamo a questo, gliel'ho messo. Abbiamo questo script, adesso ho fatto una schifezza di dimensioni tremende, comunque creiamo due empty game object che chiamiamo start e end, che vanno a indicare all'interno del... ce l'hanno già, ok, quindi non servono più, start e end, via. Ok, quindi ho un game object vuoto, che quindi solo la transform, dicevo prima, che rappresenta il punto in cui deve, fin dove deve arrivare questo oggetto, giusto per dargli un movimento lineare all'interno dello schermo. E begin, un punto al cui parte. Lo scriptino adesso vi faccio vedere, praticamente dice a questo oggetto di muoversi avanti e indietro con un baluba. Andiamo al cilindro, gli diciamo ti devi muovere da questa posizione a questa posizione. Guardiamoci lo scriptino, semplicità estrema, a parte gli errori. Fondamentalmente prende la sua transform, ha un oggetto di un punto di partenza e un punto d'arrivo, calcola la distanza, se arriva vicino al punto che deve arrivare adesso, inverte e torna indietro, e utilizza un'interpolazione lineare per fare un movimento un attimino, così dice, morbido, no? Niente di che, non è niente di magico, fa semplicemente muovere questo baluba avanti e indietro, ok? Se voi fate una prova adesso, probabilmente questo qua verrà, ci passa attraverso, no? Vedete, cacchio, come mai ci passa attraverso? Ci passa attraverso perché voi al sistema di nav mesh dovete dire cos'è non una roba statica. Quindi in questo caso tornate, mesh renderers, e gli dite, guarda, questo cilindro qua non è navigation static. Ok? Baking. E lui farà questo tipo di operazione, no? Quindi creerà questo buco, in modo che ciascuno questo buco non creerà il buco in quella posizione lì. Andate sul cilindro, gli assegnate una mesh obstacle, ok? Potete dare un po' di informazioni, qual è il raggio e qual è l'altezza. Nel nuovo Unity, non è Unity Pro? Ah, ok, bene, quindi non posso farvelo vedere. Ma non faccio il tempo a generarti una licenza temporanea, anche perché sono tipo indietro di settimane. Scusatemi ragazzi, sono andato leggermente lunghino, passo a Unity 5 dopo questo. Comunque, se avesse funzionato sarebbe stato carino, perché questo coso si muoveva avanti e indietro, e in automatico il personaggio diceva andate, vai da A a B, lui va da A a B, quando questo passava ci girava intorno in automatico in base a come si muovevano questi ostacoli. E come vedete, alla fine, a livello di scripting, a livello di costruzione della scena, è una banalità, nel senso, alla fine abbiamo selezionato gli oggetti, detto guarda, questi sono statici, guarda che questo si muove, metti l'agent, set destination, basta, finito lì. Le API del NavMesh Agent sono abbastanza intelligenti perché permettono comunque di interrompere
il movimento, nel caso si voglia, permettono di ricostruire il movimento, cambiare la destinazione in corsa e determinate cose. Dato che non è Unity Pro, penso che non posso far vedere anche il layering, che è quello che permetteva, come dicevo prima, di applicare costi differenti al parti del livello. Mi spiace, non, perché se lo sapevo ti usavo la mia licenza, ma non ma se siamo cattivi che non li diamo all'università. Provvederò. No, dai, fatemi provare, magari si riesce. Proviamo a fare una banalità. Duplichiamo questo terreno qua. L'altro dov'è? Qui. Questo qua lo rimpiccioliamo. Facciamolo tipo 5. 5 per 30, va bene. Mettiamolo qua. Anche se non ha il colore, lo stesso colore, va bene lo stesso. Allora, adesso non lo vedete, ma c'è quel pezzettino lì, no? Lo possiamo fare in navigation, penso, andare in layers. Ah, qua ce n'avevo già. C'è uno che non si può camminare, uno che ha un costo enorme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uno che ha un costo basso, 0,5. Quindi quello che si può fare è dire, selezionando questo oggetto, in navigation, dentro bake. Vero. Ok, sì. Si può dire, guarda, tutto il resto è il layer di default. Questo pezzettino qua orizzontale invece lo assegni tipo al layer high cost, ok? Che ha un costo estremamente alto, e lo spostiamo un pochettino e gli facciamo fare il baking. Quello che fa lui adesso, vedete, ha generato una nav mesh che normalmente quella che è azzurrina è quella di prima, questa parte un pochino più scura è quella che costa un pochettino di più. Quello che succede adesso, forse, se è supportato decentemente, è che andiamo in questo punto qua. Ok, allora, se il target è all'interno della zona costosa, beh, non può fare niente, va per forza lì dentro perché è l'unica cosa che può fare. Altrimenti, siccome il costo è enorme, qua, andare da qua a qua fa il giro molto più lungo, perché lui dice, passare su quella azzurra a me costa 1, passare là costa 1 milione, non ci passo, giusto? E fa il giro più largo. Questa cosa può essere utile, se quello fosse un fiume, ad esempio, nel mio cellulare, sì, beh. Scusate, lo spengo più che altro. Ok, quindi se quello fosse un fiume, questo non può nuotare, ad esempio non può passare per il fiume, ma se il fiume fosse l'unica cosa che c'è a disposizione, quindi fermiamo qua, selezioniamo il floor e mettiamolo paro paro, sperando questo sia paro paro, e facciamo baking, lo facciamo andare, se il fiume fosse l'unica cosa a disposizione, scusate qua, e lui ci passerà attraverso perché è praticamente l'unica strada che può fare, no? Quindi questo concetto è molto potente in generale, perché comunque lei potete definire fino a 32 e vi implementate quello che volete. Ultima feature sarebbero stati gli off mesh link, che sono quelli che permettono di saltare giù da alcune, vediamo se possono essere supportati. Concetto anche qui abbastanza semplice, selezionate un target e un punto di partenza, in questo caso questo cubo e il terreno, e gli dite guarda, tra questi due genera questi off mesh link. Adesso sperando che le informazioni siano, mi sa che non le genererà, infatti no, vabbè, allora dal vostro ultimo, se usate Unity l'ultima scaricata da internet, la generazione di quelli statici potrebbe farla anche nel free, questa probabilmente è un pochettino più vecchiotta, non potrebbe farlo. Fondamentalmente avreste visto delle freccettine che stanno a indicare che da quella parte di mesh che sta più in alto, in automatico il sistema è in grado di calcolare un pathfinding che va da lì a giù. Sta a voi poi ovviamente gestirvi le animazioni di salto e via dicendo, e avete l'API per poterlo fare, potete essere notificati quando si sta per eseguire un mesh link, bloccare il pathfinding, fare la vostra animazione, fare il salto, la rotazione, quando va giù fare agent.resumpath o quel cavolo che è, lui riparte a fare il pathfinding e fate questo tipo di animazioni. E funziona con un sacco di robe, purtroppo non posso far vedere il demo quello con 3000 cose, perché non essendo pro non funzionerebbe, penso. Va bene. Qualche domanda su NavMesh? No? Allora, sono oltre di parecchio, in realtà sono 2 ore adesso. E ho altre 5-6 ore di robe da dire, visto il ritmo lento in cui sto andando. Quindi vorrei evitare di soffocarvi, di uccidervi. Quindi andrei velocemente una carrellata dalle feature. Prima di parlare di Unity 5, un attimino, se volete farmi qualche domanda specifica, le ascolto volentieri. Poi un bel video di Unity 5, così ci rilassiamo, io non parlo più a 200 all'ora.
un'introduzione generale sui 25, qualche informazione alla fine e chi piana più ne metta. Va tutti bene? Io ho una domanda sul 22D. C'è una funzione che dice ai Unity cambia dal 2D al 3D, cosa comporta esattamente a livello interno? Allora, internamente l'engine che utilizziamo per i 2D è esattamente lo stesso. Quindi, quindi anche la pipeline, il rendering è uguale. È tutto uguale. Difatti, se voi vedete, adesso vediamo se ho l'esempietto che ho preparato prima. Allora, l'esempietto volevo farvi tutto il discorso io dicendo che se siete qua in questo corso. Aspetta. Mi sa che non va. Vabbè. Non ho idea di perché non lo voglio aprire, penso che sia. Vediamo, restartiamo gli Unity. Che versione hai tu, Dario, qua? Ah, ok. Ok. Comunque, diciamo, l'esempio che volevo farvi era per dirvi, se siete qua per i videogiochi, perché volete vivere i videogiochi, quindi quale cosa migliore di darvi un'introduzione al mondo dei videogiochi e fare qualche milione, e avrei implementato Flappy Bird in 5 minuti, no? E sapete cos'è? No? Ah, perché magari il... Flappy Bird, su cui io non so giocare, adesso lo faccio partire. Sì, sì, se parte... Ecco, come vedete adesso dovrebbero arrivare le cose, eccole qua, io ci passo. No, va bene. No, io uno devo passare, scusatemi, ma... là! Preso, due. Vabbè, basta, no, te cominci col loop, è perso. Comunque, avrei preso questo in pochi minuti. Questo qua è il mio bel esempietto 2D. Di una varietà estrema, utilizza la fisica 2D per le collisioni, l'impulso per saltare quel balubba, l'animazione, le sprite, non abbiamo tempo per parlarne. Però quello riguarda quello che dici tu, l'engine che utilizziamo in questo caso è esattamente l'engine 3D, cioè quando schiacci 2D e qua sopra vedi una roba 2D e quando selezioni questo personaggino qua hai, scusa, questo personaggino qua, in teoria qua non hai la Z. Ok, in teoria lì non ci dovrebbe essere la Z, è semplicemente noi diciamo una modifica facciamo alla vista per dare un... semplicità a qualcuno, però poi a livello pratico sotto c'è l'engine 3D al 100%, quindi io in questo caso posso creare un bel cubo. Vabbè. Ficcarcelo dentro e questo cubo qua sarà all'interno della scena. L'unica differenza è che è dentro Flappy Bird, no? Con render in 3D ed è lì. Non fa una mazza, rimane fermo perché ovviamente non lo gestiamo a livello di codice. Le cose che dovete ricordarvi sono due cose fondamentali. Uno, che la fisica è separata. Uno è box 2D, fisica 2D. Uno è PhysX con 3D e quindi non interagiscono tra di loro. Quindi se dovete farli interagire, vi dovete fare o la fisica 2D in 3D oppure la fisica 3D in 2D, ma non ve lo consiglio la seconda. L'altra cosa che a livello di rendering, abbiamo una pipeline ottimizzata per il rendering 2D. Quindi ha il suo sistema di layering e tutto il resto e tende a essere un pochino più complicata da integrare con le altre. Il dettaglio è un pochino lungo, poi magari ti lascio la tua email, o chiedermi qualche informazione per fare un gioco 2D, non è un problema, però comunque è assolutamente possibile farlo, potete farlo. No, allora, il Cube utilizza un mesh renderer per fare il rendering. Il mesh renderer non fa altro che renderizzare una mesh 3D. Invece, quello 2D utilizza uno sprite renderer, che è proprio un componente diverso che quando Unity lo identifica dice ok, al posto di renderizzarlo con la pipeline 3D normale, che lo posso di applicare tutti gli shader che utilizziamo via dicendo, va per una pipeline diversa. Questa pipeline diversa fa il batching dinamico automatico delle texture sulla base di profondità e via dicendo per ottimizzare la performance, crea un bel come si chiama, una bella un bel buffer di vertici con le loro proprietà, le submit a scheda video, le renderizza video e chi più ne ha più ne metta, che va tranquillo. Uh.
Bah, funziona adesso, io non ho, qua non ho un demo con 3 o 4 milioni di sprite a schermo, però in generale a livello di rendering è estremamente veloce Unity in generale, senza grossi problemi. Di solito, come dicevo, il collo di bottiglia spesso è alto, spesso è lo scripting o la garbage collection. Quello che riguarda il rendering 2D, di giochi 2D ne stanno facendo una marea adesso di svariati tipi, senza nessun tipo di collo di bottiglia. Abbiamo apposta fatto questa pipeline di rendering separata, di fisica separata, per ottimizzare questo. Prima, se utilizzavamo lo stesso rendering engine, c'erano una serie di problematiche e c'erano effettivamente dei colli di bottiglia a livello di velocità. Adesso invece le cose vanno più che bene, quindi non so compararti questo con le performance di Cocos 2D per dirti, però comunque direi che funziona in modo più che egregio e sono stati fatti centinaia di giochi in 2D che funzionano benissimo. Tipo, che so, adesso mi vengono anche gli esempi. Vai. C'è qualche piano per poter usare la fisica 2D in giochi 3D? Inteso, in uno sparatutto, io di solito per esempio mi muovo su un piano e quindi sarebbe comodo usare la fisica 2D. Il problema è che in questo momento è proprio impossibile, non è che è impossibile, è difficilissimo su Unity, perché mettendo la fisica 2D si muove tutto sull'asse XY, invece l'editor 3D è impostato per essere usato con la Y verso l'alto. E quindi è impossibile dopo da editare. Ma perché dici di usare la fisica 2D in un ambiente 3D? Perché è più veloce, uno. E due, perché più, cioè, a me sinceramente piace di più a molte. Se hai un ambiente 3D in cui tu hai un personaggio che si può muovere, quindi avanti, in alto, a destra, in tre dimensioni, non puoi usare la fisica 2D, perché se avessi la fisica 2D, questa fisica sarebbe limitata solo a due assi, no? X e Y. Puoi, volendo, se hai necessità di limitare un rigid body o un movimento su alcuni assi, puoi applicarlo come constraint su rigid body, dire voglio che questo ruoti solo su un asse o rimbalzi solo su un asse per qualche motivo. Però in generale, in un ambiente 3D ti puoi muovere in 3D. Se invece intendi... No, ma anche se è dall'alto, cioè ci sono tanti giochi visti dall'alto, okay, lì non c'è un 3D, movimento su un terzo asse, gioco top down. Però magari è sempre sì. In 3D. Ok, in quel caso lì utilizzi la grafica 3D. Io credo che la sua domanda fosse una cosa del tipo, devo fare un biliardo. Ok. Biliardo, le bocce si muovono su un piano 2D e basta. Però ho la possibilità di volerlo inquadrare utilizzando una prospettiva in 3D. Con una fisica solo in 2D, lui diceva, ovviamente ho una situazione più ottimizzata. Ce la faccio o non ce la faccio, è possibile? Allora, non lo so. Allora, non so se puoi applicare un rigid body 2D a un oggetto 3D. Quello che so per certo è che se vuoi fare un gioco di biliardo, usa pure la grafica 3D che vuoi, la fisica 3D che vuoi, perché performance bottleneck non ce ne saranno, zero assoluto. Se devi fare giochi più complicati, tipo, che ne so... Total War, quello per iPhone? No. Total War è quello... Ad esempio, Creative Assembly ha fatto un gioco per iPhone, sempre tipo... Sì, ma è semplicissimo, non è niente... Madonna. Comunque, Total War, che hai visto dall'alto, non l'avevo neanche idea, dovresti fare delle prove. Però comunque fai conto che se loro non utilizzano PhysX, usano AVOC, no? PhysX e AVOC a livello di performance sono un par, quindi dovresti essere in grado di gestirlo. Detto ciò, se dovesse essere un limite particolare, dovessi magari stare facendo un prototipo in cui dici che per me questo è con le bottiglia, dopo ti lascio la mia mail, mi scrivi, sì. E con un pochino più di calma ci ragiono. E infatti sì, cioè io stavo chiedendo per questo, perché sto facendo una cosa in cui ho tanti bottleneck sulla CPU, sostanzialmente, in particolare sulla grafica. Ma su che tipo di... gioco, di strategia, appunto, Total War. Ok. E beh, dopo magari, poi magari ci sentiamo via email, mi fai vedere, perché okay. Ti ripeto, vabbè, la tua versione Pro o Standard? Standard. Perché in quella Pro poi potresti avere il profiler per capire effettivamente dov'è il tuo collo di bottiglia, perché di solito, ti ripeto, in generale i colli di bottiglia vengono più da quello che è scripting, da quello che è engine, di solito. Oh, ma non ho detto che è il tuo caso, però magari può essere, non so, che non utilizzi object pooling, quindi magari, non lo so, faccio un esempio, quindi magari che ti instantiate runtime crea problemi, o magari che è il for all render, posto del deferred rendering, hai molte luci. Certe volte anche queste piccole cose possono influenzare parecchio le performance. Comunque poi ci sentiamo via email e ne parliamo molto meglio. Altro? Ti vado avanti. Per quanto riguarda Mechanim, sì. Ma supporta solo un avatar di tipo umanoide? Allora, o si possono creare avatar personalizzati? No, per ora supportiamo solo avatar umanoidi, quindi
puoi utilizzare le state machine poi per qualunque tipo di animazione, perché poi i nodi che hai all'interno della state machine sono dei clip, e quindi puoi definire transizioni per qualunque tipo di animazione, quindi se è un'animazione 3D, non so, di un barile che si piega, per dirti, è il barile normale, può utilizzare, mettere la clip di lui che si piega, la clip normale all'interno della state machine, definire la transizione, non so, un parametro tipo che è bending, e Mechanim in automatico fa il blending tra le due per fare animazione. Però se vuoi utilizzare il retargeting, se vuoi utilizzare il comportamento, il matching in automatico, ad esempio dei piedi col suolo, via dicendo che facciamo, per ora siamo limitati solo a scheletri definiti in un determinato modo, perché noi dobbiamo capire qual è il centro di massa, dobbiamo capire qual è l'orientamento dell'animazione, sono un tot di parametri che non possiamo autocalcolare all'esterno di qualunque alta tipologia di scheletro. Stiamo lavorando internamente per cercare di rendere Mechanim adatto anche a qualunque altro tipo di scheletro, però è più una complessità anche a livello di utilizzo, nel senso che risulta molto complicato come fare il retargeting di uno scheletro umanoide allo scheletro di, non so, un centauro, no? Nel senso, perché non matchano, non matchano le scheletri tra di loro, e quindi stiamo ragionando su queste cose. Ma se ci fosse qualcosa del tipo, ho comunque un modello umanoide, però per un qualche motivo non ha lo stesso numero di nodi, di bones dell'avatar? No, per ora devono matchare, cioè lo scheletro devono matchare totalmente, per forza. Sì. Okay. Per ora sì. Ok, abbiamo quasi finito lo sfissamento, ragazzi.
Ho visto che, cioè l'avevo già visto quando avevo visto il video quando era uscito, no? Che è una feature che non so perché, che a me sembra una figata immensa, però l'avete messa molto sotto, cioè scritta negli angolini, no? Che si può aggiungere i mono behavior alle macchine state finite di Mechanim. Mm-hmm. A me sembra una gran figata, cioè non ho capito perché. Bah, non lo so, perché probabilmente l'ha messo secondario, però comunque quello che è una cosa interessante perché comunque puoi controllare, in base appunto all'animazione, puoi fare a parte degli eventi classici, puoi attaccare, non so, dei trail motion a un determinato punto del corpo, puoi fare ad esempio che rilasci delle particelle, puoi controllare parecchie cose, l'IK locale al posto di globale, sì, è una buona cosa, sì, c'è. Poi si può usare anche per la logica, volendo. Cioè, tipo... se io ho bisogno, non so, di controllare lo stato di un personaggio... Sì, per vedere in base a dov'è all'interno della timeline l'animazione, senza controllare il tempo, assolutamente sì. Che sia una buona roba. Quindi brevemente, Global Illumination, usiamo Enlighten, funziona Dio, è quello che utilizzano tutti, va anche su mobile la nostra versione, piano piano poi anche gli altri penso pagheranno la licenza, ce l'avranno anche loro. Aria non ce l'ha. No, beh, se pagate sì. E funziona benissimo su mobile, adesso non ho qua un iPad 2, quindi purtroppo ho solo l'iPad mini, ma funziona Dio, un giorno magari ve lo porterò. Physical Base Shading, vi dicevo prima, abbiamo riscritto completamente tutti gli shader, in modo da utilizzare questo nuovo modo di fare shading, che in realtà è il vecchio modo, cioè prima l'hardware non era in grado di rappresentare, diciamo, uno a uno le equazioni fisiche e quindi conservare l'energia in un determinato modo quando abbiamo fatto riflessioni e via dicendo. Ora l'hardware può farlo, quindi io posso utilizzare delle equazioni che sono delle approssimazioni banali delle reali equazioni fisiche e al posto quindi di avere parametri per i designer che sono delle cose che in realtà nella realtà non puoi controllare direttamente. In questo caso invece questi shader è uno shader unico che permette di fare il 95% dei materiali di cui avete bisogno, metalli, plastiche, cose ruvide, quelle che volete. Funziona anche su mobile, ad esempio adesso il video è a bassa risoluzione e su questa macchina qua non ho Unity 5, solo l'ho fatto vedere live. Funziona la stragrande, reflection, non so come si dice. Funziona benissimo, va anche su mobile e soprattutto permette poi agli artisti di avere uno shader unico, come dicevo, piazzarsi lì e controllare i parametri precisi di risposta fisica del materiale per poterlo configurare. Un po' come funziona quando fate rendering statico 3D, quando comunque usate, non so, Mental Ray, queste robe qua, potete controllare parametri che normalmente quando fate invece giochi 3D non potete controllare. Col Physical Base Shading potete farlo ed è molto buono. E tuttavia tutte le altre carriere l'ho fatto vedere. Poi sarei contento di farvi vedere il demo WebGL perché funziona bene, ce l'ho qua così sparate un po' di zombie se avete voglia, se no no problem. Bene, abbiamo tagliato a metà la roba, sono andato lungo di un'ora e mezza, ma ce l'abbiamo fatta. Se avete qualunque tipo di domanda io sono ancora qui, se no lì la mia email che è gabriele@unity3d.com, potete scrivermi. Due cose vi dico velocemente. Una, se volete mandarmi un'email con la vostra email, penso di potervi infilare nella beta di Unity, che è una buona cosa perché così vi arriva la beta prima. È legata alla vostra versione di Unity al momento, quindi avrete la beta free della 4.6 o della 4.5, la beta free della 5, però un buon punto di partenza. Vi posso aggiungere quello che si chiama la beta drop, che ha un vantaggio e uno svantaggio. Il vantaggio è che non vi cacciano se non comunicate nella beta in modo attivo, costruttivo, perché non avete la mailing list. Lo svantaggio è che non siete la mailing list, quindi state un attimino voi a vedere. Ricordatevi che la beta è comunque sotto NDA, quindi cercate, cioè tra di voi non è un problema, però magari non spammare sui forum destra e sinistra. Tutti sanno cosa uscirà nel prossimo Unity 4.5, 4.6, ci mancherebbe, però in generale tendono poi dopo a rompere le scatole, anche se non abbiamo mai ammazzato nessuno per aver spammato qualcosina, ecco. Quindi mandatemi una mail se vi interessa, che vi fico dentro la beta, e poi se riuscirò a fare qualcos'altro ve lo saprò dire tramite loro. Giusto, giusto. Prego. Sì, magari non può rispondermi, ma come fate a generare gli eseguibili per le altre piattaforme? Cioè, so, dal C++ come si fa a generare l'eseguibile Android, per esempio, oppure iOS, che usano altri linguaggi di programmazione? Allora, ci sono... No, io non ho mai usato Unity, però dico... Fuori. No, sto scherzando. No, tranquillo. Cioè, com'è possibile generare sorgenti multipiattaforme? Se hai 2 minuti te lo racconto volentieri. Allora, ci sono piattaforme facili e piattaforme difficili. Quelle che nomiamo tu sono piattaforme facili, fortunatamente, no? Facili perché prendi
il codice in più della runtime di Unity, provi a compilarlo per quella piattaforma, fissi i problemi finché non vanno, se richiede un renderer diverso, se richiede qualcosa di diverso non supportato, magari non ha certi tipi di ottimizzazioni, hai code path separati e lo buildi e pronto. Prendi il runtime di script in mono, ti assicuri che funzioni su quella piattaforma, se supporta just-in-time compilation, se non la supporta, fai la compilazione ahead of time, quindi generi un altro eseguibile finale. Quello che genera alla fine un eseguibile ARM, nel caso ad esempio di Android, che gira sul device nativamente, renderizza usando OpenGL S2, S1, S3 in base al device, fa vedere il tutto tranquillamente. Quindi facciamo, diciamo, il porting dell'engine. Col tempo, ovviamente, siamo in giro da 10 anni e supportando di tutto e di più con architetture completamente differenti, ormai il costo di porting alle piattaforme si sta limitando, perché la gente tende ad andare tutti verso OpenGL S, tende a utilizzare o ARM o processori Intel, e quindi il porting, il costo del porting è relativamente contenuto. Come dico, le piattaforme difficili invece stiamo parlando per ora di WinRT e WebGL e Flash al tempo, che abbiamo ormai deprecato. WinRT perché non può far girare mono, e quindi siccome usiamo mono internamente abbiamo dovuto modificare tutto a runtime per poter fare in modo che funzioni sopra .NET nativo, quello di Windows, che non è una banalità, perché noi internamente usiamo in modo esplicito il garbage collector, in modo esplicito accediamo alla memoria e quindi ci aspettiamo un layout degli oggetti a runtime in un determinato modo per poter fare certe cose velocemente. E ovviamente .NET ha, primo, completamente differente, secondo, è chiuso, quindi c'è un cavallo mostruoso. Il cavallo più grande, che è stato un paio d'anni di lavoro, è stato invece WebGL, perché WebGL è JavaScript, punto. Quindi non è che c'è molto da fare. Quindi abbiamo una pipeline particolare che prende il CPU e utilizzando un tool che si chiama Emscripten, che è basato su un altro tool che si chiama LLVM, prende questo CPU, lo converte in bitcode, che è un codice intermedio vicino alla macchina, ma non specifico per la macchina, lo dà Emscripten, che fa un po' di lavoro e genera un JavaScript che utilizza gli array buffer di JavaScript, che sono fondamentalmente dei buffer di interi in memoria, per simulare la RAM e per far fondamentalmente avere un comportamento che è identico a quello che avrebbe il CPU facendo andare nativamente. Per il C-Sharp è stato un macello, perché mono non possiamo usarlo, perché usa l'utilizzazione di just-in-time, e just-in-time non puoi fare una mazza in JavaScript. E oltretutto mono ha un'impedizione terribile, ha un sacco di assembly code, quelle cose lì non si possono trasferire in JavaScript. Qui abbiamo fatto un sistema che prende gli assembly.NET, li decompila in CPU, unendo all'interno un runtime specifico che abbiamo scritto noi, il runtime di Unity, quello proprio il rendering engine e tutto il resto, in un blocco unico, strategizza questo codice, gira il codice CPU che poi viene compilato a sua volta in bytecode che viene generato JavaScript. E il risultato è estremamente buono. Quel demo fatto vedere prima è Dead Trigger, che c'è su mobile, comunque è un ha decine di migliaia di script, abbastanza grosso tutto il resto, e gira a 60 frame per secondo su web senza plugin, che è un ottimo risultato. Oltretutto questa pipeline ci permette di non avere nessuna modifica specifica all'interno del runtime, il che significa che out of the box supportiamo praticamente il 100% delle funzionalità che Unity supporta, salvo alcune cose che sono un limite alla piattaforma, tipo per ora socket networking, perché non c'è modo di rimappare i socket standard ai web socket di JavaScript per ora, perché richiedono proprio un protocollo differente. Probabilmente la soluzione che avremo è avere una libreria nostra che praticamente simulerà i WebSocket per le piattaforme normali, in modo che la gente possa scrivere veramente una volta e portarlo ovunque. E qualche altra limitazione è dovuta al fatto che, vabbè, il lavoro è talmente enorme che non siamo ancora al 100% di porting, ma Dead Trigger l'abbiamo preso, abbiamo buildato, per ora il build time è un po' lungo, ma ha funzionato tutto, è dentro fisica 3D, nav meshes, animazioni, mechanism, tutto quello che viene in mente. Shader sta ripreso direttamente da un computer anche per WebGL e funziona su Firefox e Chrome. Safari, vabbè, sono all'anteguerra, Opera, vabbè, non esiste più, e c'era un altro, Internet Explorer hanno il problema che supportano WebGL, ma supportano praticamente WebGL loro, nel senso che il conformance test falliscono per l'80% dei test. Quando lo modificheranno saremo ben lieti di supportare pure loro, però per ora e bene. Qualcosina sul debug degli script, soprattutto magari la relazione su architetture client server, okay, allora. Magari ho dei web service che
con Visual Studio normalmente io faccio debug in contemporanea. C'è qualcosa di genere? Allora, debugging si può fare con MonoDevelop e funziona più o meno normalmente nei casi normali. Adesso metti bel breakpoint, apri MonoDevelop, facciamo doppio clic su uno script, metti bel breakpoint, lo fai partire, nel caso normale viene collegato al breakpoint, riesci a fare step through quello che vuoi. Questa è la normalità. Purtroppo non supporta il debugging, MonoDevelop è un po' così così, ogni tanto c'è qualche piccolo problema. Per quello che riguarda soprattutto giochi multiplayer, quindi in cui vuoi debuggare server e client, abbiamo gli stessi unici problemi che avrebbe qualunque tipo altro di sistema, salvo che non sia stato pensato apposta, tipo tu hai nominato debugger di Visual Studio, funziona molto bene perché è un multiplayer debugger fatto bene ed è studiato per quello. Nei sistemi normali è un problema fare debugging multithreading, soprattutto se hai più di un client connesso, perché devi capire dove andare a bloccare lo stato, in che momento mantenere lo stato, e quindi c'è un po' di problemi. Quello che si fa normalmente quando si fa programmazione client server e debugger server è bestemmiare, nel senso si mette lì e se l'approccio è quello standard, cioè faccio un po' di server, poi faccio un po' di client, poi crash, non capisco perché, ci si mettono anni. Quello che si tende a fare è concentrare sull'architettura server e fare degli unit test o qualcosa che sia in grado in modo riproducibile e sequenziale e standard di riprodurre situazioni di gioco precise con input specifici e risposte specifiche. Ci si assicura che il server risponda sempre in modo, oddio l'ha detto prima lui, mi sono dimenticato, deterministico all'input che riceve, che è fondamentale, quindi sincronizzazione del tempo, devi prendere in considerazione tutto il delay, il lag e via dicendo, chi più ne ha più ne metta, e si comincia a testare queste cose. Poi si può testare invece la prediction se si vuole, dead reckoning se si vuole, non so se siete già arrivati a discutere queste cose qua, ok, facciamo perdere, e si fa questa cosa qua. Il client dipende, o lo si usa col server allo stato in cui è, e se c'è un crash si cerca di loggare il più possibile, si vede, oppure se si ha un pochino più di tempo si simula, quindi si fa girare lo stesso codice del server localmente, nello stesso processo, si simula il fatto che c'è un server di mezzo, ma in realtà è la stessa cosa di gira, quindi in quel caso quando debugghi blocchi il server al momento della sincronizzazione col client e hai lo stesso processo e quindi riesci a gestire perfettamente la cosa. Allora, Unity, quando tu fai partire in modalità server, logga su disco come loggerebbe normalmente quando fai debug log, sì. Però comunque in generale, beh, lì devi vedere, ad esempio, devi vedere che esigenze hai a livello di networking, perché si apre un mondo veramente infinito. Unity aiuta fino a un certo punto, qui se devi fare semplice RPC o devi fare un server autoritativo standard senza necessità a livello di performance enormi, perché non hai milioni di oggetti o non hai da sincronizzare la fisica tra decine di client, con le network view e con un po' di attenzione puoi andare abbastanza tranquillo. Se invece devi fare, che ne so, un gioco MMO, oddio, mi sa quello di navicelline, dai, bello, EVE Online, tipo, fare un pochino di fatica a farlo usando Unity, perché comunque ha un overhead importante, dovrai implementare una serie di logiche, tipo il level of detail degli script, la sincronizzazione, come si chiama, il delta compression, se ti serve, ci sono milioni e milioni di cose da implementare, che vanno fuori lo scope di Unity per ora. Noi internamente utilizziamo Racknet, penso, come libreria, diciamo, a basso livello, quindi tutta la comunicazione è comunque UDP based, reliable e unreliable, state a decidere. Sincronizziamo in automatico trasformazioni, animazioni, rigid body e un altro di cui non mi viene in mente, cercando di mandare solo il minimo indispensabile, quindi facendo automaticamente delta compression. Per tutto il resto, che sono gli script che fate voi, c'è un metodo magico che viene chiamato, non mi ricordo il nome, che viene chiamato sia in fase di prima che venga scritto nel buffer per essere inviato al server, che quando viene ricevuto per avere controllo appunto e mandare informazioni custom. Questo prima in generale, se dovessi tu aggiungere fisica sincronizzata tra i client, la complessità aumenta di dismisura, perché i problemi diventano ben altri e spesso ti conviene puntare, magari usare la fisica solo a livello estetico, tipo Diablo 3, quando crollano i muri, la simulazione fisica non va sul server, c'è una simulazione fisica semplice di, non so, dei cubi, no? Giusto per fare i danni ai PNG che stanno in quella zona lì, ma il resto della simulazione fisica, che tu è fatta da Erin Cutto, quella fatta Box 3D, frega qualcuno, però comunque lo dico, è fatta invece solo sul client, così il client è alleggerito, la comunità dal server è il minimo. È un argomento enorme, se vuoi la mia mail ce l'ho, io sul networking qualcosina... comunque scrivimi, perché qualche piccola esperienza a riguardo ce l'ho, quindi se vuoi un aiuto volentieri. Uff.
parla. Io volevo farti una domanda. Ma cosa sui comportamenti di gruppo? Viene, comportamenti di gruppo, penso a gruppi di mob che si auto-organizzano tra di loro, eccetera, eccetera. No, allora, noi di specifico per le AI, di specifico specifico, a parte Pathfinding Hub Meshes, non abbiamo niente di implementato nativamente. Sull'Asset Store ci sono una marea di plugin che gestiscono questo tipo di cose. Quindi, ad esempio, avevo un demo che aveva un 3.000 personaggi, però semplicemente aveva una AI, diciamo Pathfinding, che si escludevano a vicenda, ma si andavano addosso. Se si vuole fare cose un pochino più particolari e complicato, servono o scriptarselo a dovere, o ci sono comunque sulla testa dei moduli specifici. Perché le AI abbiamo deciso comunque di non investire direttamente sul problema AI, perché è talmente specifico per gaming che è solitamente difficile una soluzione globale. Non è detto che non stanno lavorando su qualcosa, però per ora non c'è niente di specifico. Sempre per quanto riguarda Mechanim, se io volessi fare un modello 3D sempre umanoide e sfruttare l'animazione di un altro modello umanoide già implementate, funzionanti, devo sfruttare lo stesso scheletro e fare il rigging sul modello, o devo fare uno scheletro con lo stesso numero di bones, anche se non è... Ok, lo scheletro può essere diverso. Quello che è importante è che abbia lo stesso numero di bones e che la struttura a livello di gerarchia sia la stessa. Poi se hanno un nome diverso, se hanno delle dimensioni leggermente diverse, non è un problema, perché quando importi il modello, quando vi ho fatto vedere quell'esempio, c'era sulla destra un umano con le parti verdi, quando tu lo importi la possibilità di definire questa cosa, può fare l'automapping e lui cerca di capire dalla gerarchia l'automapping, se no te lo fa mappare in automatico, e poi una volta, quindi presumibilmente avere lo stesso numero di bone, stessa gerarchia, è in grado di adattare l'animazione in automatico, anche se sono leggermente diverse le dimensioni di vicenda. Quindi se hai un troll con le braccia un po' più lunghe, non è un problema. Ok. E invece un'altra domanda a livello di scripting. Se io ho una classe che non estende monobehavior, e da questa classe voglio modificare o comunque accedere a un game object che è definito come campo della classe in un'altra classe che estende monobehavior. Ok, quindi fammi recap. Tu hai quindi una classe che non estende monobehavior e all'interno ha un metodo che tipo fa qualcosa che dipende o modifica una proprietà di un monobehavior. Beh, in quel caso il monobio specifico glielo passi come argomento, glielo passi al costruttore, sono già temporaneo, quello che vuoi, all'interno lo puoi gestire automaticamente. Se lo faccio in una classe che anche essa estende monobehavior, mi funziona. Altrimenti non so per quale motivo mi dà null pointer o cose del genere. E dovrei vedere l'esempio proprio specifico, perché è un problema di programmazione in quel caso lì, non è un problema diciamo di unit in sé, quindi magari non ho idea di quale sia, magari inizializzi l'oggetto al momento sbagliato. Non lo so, perché se l'oggetto lo rendo attivo nell'hierarchy, no? E uso gameObject.find, quindi lo trova ed esegue il metodo, funziona. Quindi vuol dire che riesce. Se non è enabled, non te lo trova, appunto. Esatto. E quindi l'unico modo per trovare un oggetto che non è attivo è di passarglielo tramite l'inspector, cioè mettendolo come campo pubblico e passarlo tramite l'inspector, no? Cioè in quel caso posso accederci anche se non è attivo. Sì. Ma così facendo mi danno il pointer lo stesso. E dovrebbe proprio dare l'esempio, perché è difficile. Però anche lì, se vuoi farmi uno zippino, me lo mandi via mail, io quando ho 5 minuti lo guardo. E non è. Però ti ripeto, sarà un problema di programmazione, magari di sincronizzazione dei dati, magari è nullo perché gli hai cambiato il nome e alla fine non è più lo stesso, perché lo passi al momento sbagliato, perché non è inizializzato. Mi succede comunque solamente quando chiamo questo metodo dentro un altro metodo che sfrutto per ricevere dati via rete. Può essere una cosa del genere? Sicuramente la rete può influire pesantemente sul funzionamento della baraccopoli. Sì, mandami l'esempio, è la cosa migliore, perché magari è una cosa semplice, o dubito sia diciamo un bug o qualcosa di particolare, magari non ho la minima idea. Ok, grazie. Il networking incluso di Unity ha delle funzioni per mandare delle RPC agli altri, diciamo, agli altri membri del network, ma non si capisce, non riesco a documentazione, e ci sono delle informazioni contrastanti online, se questo crea una mesh peer-to-peer oppure un sistema dove uno
delle istanze e server e tutti i messaggi passano per lui. No, c'è sempre in Unity, c'è sempre il concetto di server e client, quindi non c'è, diciamo, un peer-to-peer. Quindi quando tu vuoi mandare un messaggio a tutti, ad esempio, lo manda al server, server fa il broadcasting a tutti gli altri, per adesso. Altre? Ne faccio una io, più che, diciamo, più di impostazione che non di che non tecnica. Ho visto Unity 5, veramente impressionante. Ho visto una forte intenzione di Unity di spingersi verso architetture più complesse, sistemi sempre più articolati, tecnicamente molto forte. Io mi preoccupo della scalabilità verso il basso, cioè che, faccio un esempio per tutti. Adesso parlare di scalabilità verso il basso parlando di cellulari non è più una realtà, però ad esempio il mercato delle smart TV, che sono cose che esistono, un mercato enorme, con una barriera d'ingresso ancora relativamente bassa, però con capacità di calcolo molto esigue. La domanda è: questo come lo vedete voi? Nel vostro futuro, fuori dal vostro futuro, può essere una occasione? No, è nel nostro presente, perché noi abbiamo degli accordi, diciamo, con Samsung e LG, vabbè, poi anche Sony, che sto facendo con le smart TV, comunque le Samsung e LG sono quelle principali, meno che io conosco. E Unity noi testiamo anche per quelle piattaforme, ci assicuriamo che comunque le performance lì siano buone e che le funzionalità che noi implementiamo e che marchiamo come funzionano sulle piattaforme funzionano egregiamente anche lì. Quindi dipende dalla Smart TV, alcune Smart TV sono veramente l'anteguerra dell'hardware, quindi alcune sarete limitate, adesso magari non potete usare physical based shading, ma dovrete utilizzare il modello vertex split che vi dicevo prima e lo shading model vecchio ad esempio, ma comunque abbiamo sempre tutti i device che abbiamo supportato a lotta di tempi, a meno che non siano esplicitamente deprecati, tipo Windows XP che abbiamo deprecato un annetto fa o due, quando ha deprecato anche Microsoft, comunque li supportiamo sempre e tendiamo a dare importanza alle cose che sono prese sul mercato in quel determinato momento, quindi anche se un device è un pochino lento, tipo la Smart TV, ma è sul mercato in quel momento, è supportato abbastanza bene da noi. Questo ottimo, ovviamente, chi entra nella beta, se lo testa pure su quei device, se volete fare giochi per quello, perché più feedback abbiamo meglio è, perché poi il tool è talmente enorme ormai che anche se abbiamo 40 persone che fanno QA, comunque è niente in confronto a... Se uno vuol fare un gioco per mobile e gli interesserebbe mettere particolari luci o sì, particolari, e cioè io ho visto che l'utilizzo tipo di spotlight o cose del genere appesantisce tantissimo la scena. Comunque... sono forward renderer o deferred renderer? Perché se usi forward rendering tutta la vita. Sì. Se usi deferred rendering, alla prima non era supportato su device mobile, quelli che utilizzavano OpenGL S1, diciamo, pipeline fissa o su alcuni device leggermente programmabile. Dall'S2 in avanti supportiamo anche deferred rendering perché ormai hanno delle performance decenti, anzi alcuni device hanno delle performance ottime. Quindi in quel caso lì, in teoria, le luci non dovrebbero essere un collo di bottiglia, potrebbero essere un miliardo di altre cose, quindi magari dipende anche dallo shader. No, perché ho visto nel game, quando si guardano le statistiche, che se uso la directional light, tipo il numero di vertici così... Ma è forward renderer o deferred renderer? Quello è fondamentale. Quindi cioè, posso utilizzare anche le altre luci ottenendo una performance comunque buona, sì. a patto che uso... Sì, come dicevo renderer. Prima, se usi deferred renderer hai la certezza più o meno che la complessità della scena, le luci, il numero di poligoni, non influenza... Anzi, troviamo il numero di poligoni. La complessità della scena, inteso a luci e ombre, non influenza la velocità di rendering, ma viene influenzata solo dal numero di pixel sullo schermo. Che per come funziona il deferred rendering, queste cose, diciamo, non vengono influenzate se andate proprio al dettaglio. Col forward render invece sì, perché per ogni luce e per ogni luce che mette ombre, più o meno tutta la scena viene ridisegnata un'altra volta. Ah, ok. Okay? Quindi lì è direttamente proporzionale. Se metti una luce e disegni, diciamo, una volta, salvo che non hai shader multipass, se ne metti due, disegni due volte. Certo, se ne metti due che castano anche shadow, sono quattro volte, via dicendo.
e fino a un tot di numero non è un problema gigante, oltre un tot. Le point light sono un grosso problema perché emettono luce in tutte le direzioni, entro una certa sfera, e quindi l'influenza, hanno un'area di influenza che è diciamo parziale sugli oggetti, e di conseguenza il sistema che Unity utilizza il photo render per ottimizzare le luci che influenzano determinati oggetti non può essere utilizzato, quindi dobbiamo fare un full lit e lì diventa veramente pesante. Su mobile il 99.9% delle persone, compresa anche, non so, l'AP Games in i suoi giochini che stava chiamato il mobile, Infinity Blade, dicendo che sono esteticamente eccezionali, usa solo Lightmap, perché è il modo migliore per avere una resa molto buona e via dicendo. Non che non si possono usare luci dinamiche, per carità, però comunque rimane un cellulare e comunque il bus di comunicazione con la scheda video non è che sia un cammello, il sistema operativo comunque ha un sacco di layer di astrazione all'interno, quindi le API non sono proprio velocissime. Noi tante API le saltiamo a pie pari e andiamo direttamente a scrivere sull'hardware, però non possiamo farlo su tutto perché l'Apple non accetterebbe solo le applicazioni, quindi meno fai meglio è sui cellulari in generale, comunque una buona regola anche adesso che ci sono cellulari molto potenti. Sì, io sono ancora qua, se vuoi chiedermi qualcosa.